Non sentono Dex, non si sente. Lui adesso mi sentite. Ciao a tutti, benvenuti al Mogu Talk. Allora, adesso rientro dalle vacanze estive. Adesso dovrebbero sentirci tutti. Aspettiamo i fisici. Sì, perfetto, grazie. Perfetto, fantastico, scusate. E allora, siamo rientrati dalle vacanze estive, tutti quanti, estive, chi le ha fatte, chi no. Ci siamo? Sì, sì, io non le ho fatte, ma immagino che le ho fatte. Sì, ok. si ritorna a produrre? Immagino di sì. Questo Mogu Talk vuole essere un po' una ripartenza, sicuramente sul mio canale lo è, però vuole essere anche una ripartenza per noi come gruppo, per fare le nostre chiacchierate come stasera e come ce ne saranno delle altre. Allora, prima di dare la parola a tutti, intanto ringrazio Jade, che è qua nonostante i malesseri, che non sapeva però, fino all'ultimo se c'era o meno. Ho con me il Brufen, che mi potrebbe aiutare. Perfetto, Brufen è alcolico. Pubblicità occulta! Esatto, Brufen no, è un altro degli Akon. È un Akon. È l'Akon dell'acqua. È un Akon esatto. Disperso questo qua, non leggendario. Un saluto a Kala, che nonostante anche lui malesseri, la febbra 2 e la febbra, tutti male stanno, tutti male. Invece quelli che non stanno male sono qua sotto. Ciao Fari, grazie per essere con noi. Tu non stai male, giusto? Ancora no, vediamo dopo ancora oggi. Continuando a dimagrire. Sonata in maniera meno personale per Rinoa, quindi... Ancora in fase di scrittura, prima o poi. Prima o poi uscirà. E quindi questa sera voi direte, allora di che cosa parlate? Parliamo di Final Fantasy XVI, ma lo facciamo non in maniera seria o serissima, ma lo facciamo in maniera, diciamo, un po' goliardica. Quindi quello che io volevo cercare di raggiungere, io vedo la mia telecamera scattare o avere un frame rate del cacchio, spero che non sia control. Così in fase BS. Finale. Ma welcome to BS Windows. Guarda, la diretta sembri bene, un pochino a scatti va, però proprio poco. È stuttering di OBS, le cose belle dei nuovi aggiornamenti. Spero che di sistemare queste robe una volta che avrò traslocato ad ottobre. Ad ogni modo, buona fortuna. Sì, in effetti. Ad ogni modo, questa sera sarà un po' più goliardica. Quindi, ho preso come ispirazione, diciamo così, con meno grafico opulento, ovviamente, perché non me lo posso permettere a livello di regia. L'ispirazione dei programmi giapponesi televisivi, dove un po' per gigioneria, un po' perché i giapponesi non sanno parlare male di nulla, ma se la giocano e continuano a far battute un po' su tutto, e così faremo anche noi. Quindi ho preparato una scaletta, che adesso vado a recuperarmi, di varie robe da dire o da fare. Innanzitutto, se volete fare un commento veloce anche voi sulla soirée o su cose che vorreste dire o meno, io vi do la parola in ordine. Quindi Jade, vai per primo. Ma perché? Io non so ancora neanche cosa vuol dire soirée, sto andando a cercare. Serata. Vuol dire serata. Un giocatore, il Monster Ranch, era quello suezo. Un po' tutti abbiamo fatto una recensione, Fedro in particolare ha fatto una stories su Instagram in cui ha espresso il nostro pensiero in maniera, diciamo, più concentrata, ecco. Nostro in che senso? Io mi dissocio completamente. E nulla, lascio la parola agli altri, tanto poi probabilmente dirò quello che penso dopo. Cala. Gli altri, Cala. No, io non voglio partire, perché se parto così poi devo parlarne bene o male, non so cosa dire. Comunque, parliamo di Fedro. Fedro ha fatto una cosa, veramente, Fedro è impossibile, sta dietro a quelle minacce verso gli autori, tra l'altro, incredibile, cioè, una cosa, non so, indegna, veramente. Io non sono riuscito a vederlo tutto. No, vabbè, ci siamo già espressi un po' tutti, secondo me era... Andava, va bene fare una serata così, dove si prende un pochettino più la leggera tutto quanto, al netto di tutto quello che è stata l'esperienza del singolo, perché è meglio, perché è più rilassante la cosa, perché pensi meno alle cose brutte, perché secondo me abbiamo metabolizzato un po' di più tutto nel tempo, e quindi si può anche essere un pochettino più tranquilli nel dire magari cose non tanto carine, magari, rispetto a quella che è stata l'esperienza, che poi alla fine
ci inconciamo su tante cose, ma poi sono tanto diverse le nostre alla fine, eh. Perché per una cosa o per un'altra qualcuno è piaciuto questo, qualcuno è piaciuto quell'altro, l'altra cosa gli ha fatto cacare, quindi sì. Boh, alla fine ci sta, però più che uno scontro è una discussione, e quindi, però magari sai, web, quindi la gente voleva più il cazzo dici, oddio il più bello è questo, eh. E quindi boh, non sì. Lo so, quindi in magari... effetti, in effetti dici bene, perché i nostri vari video e il fatto che su alcune cose non siamo d'accordo, questa cosa è piaciuta a me ma invece a te ha fatto schifo, che si denota tra l'altro quanto soggettivo sia sempre. Beh, certo. il parere anche finale di un'opera, di un titolo, perché ne viene da il vissuto personale, il come uno se lo vive in quel momento, la temperatura della stanza e varie altre cose. Fare la temperatura della stanza, è allora, colpa mia, ve l'ho detto io nella mia recensione. Però è vero, è vero, fa come cosa. Fantasy 16 ha perso un voto perché avevo creato il modo in cui vivi. Come può cambiare anche l'esperienza, anche solo gioco su Switch, se lo giochi supportatilo sul dock. Ci ho tenuto a dirlo che può cambiare sta cosa, quindi io me l'ero vissuta male, quindi non sono riuscito a vederla nella stessa maniera come probabilmente avrei visto lo stesso gioco a novembre in una situazione più tranquilla. È il sudore che ti colla negli occhi che te lo fa vedere male. No, vabbè, ma era per contestualizzare quello che ha detto. Per questo è una fantasia uscita a dicembre. Comunque, cioè Final Fantasy 16, o meglio qualunque cosa, ora stiamo parlando appunto di Final Fantasy 16, ci sono state diverse tappe in questo periodo storico. Il pre, che poi noi in quanto creatori di contenuti facciamo la corsa al contenuto in maniera più o meno recettiva, siamo contenti quando c'è un contenuto anche fresco, però poi ci viene da dire vabbè, ora lo vediamo, lo scrutiamo, cioè facciamo poi, siamo contenti che c'è, cerchiamo di assimilarlo il prima possibile, poi l'obiettivo è dare il nostro punto di vista per quel contenuto o determinato, che so, può essere analisi, traduzione e così via. Ma Final Fantasy 16 ha avuto un pre molto particolare, perché era un titolo nuovo, ma con un team abbastanza conosciuto da parte di noi. Fedro dovrebbe essere ancora il recupero del 14. Io ho visto uno screen solo di Fedro. Recupero sicuro, non del 14. Allora, io ho visto uno screen, ragazzi, ci sono. Poi sì, non lo so. Ma non è vero mai. Paga l'abbonamento però, e non gioca. Però, mia difesa. Non c'è però. Fedro, no, non c'è. Ma ho avuto estate, ho avuto da fare, sono stato in giro. Basta. È pronto. L'ho silenziato. Sì. Lo posso bullizzare mentre è silenziato? È posto, minchia. E dai, vieni. Ha rinnovato e non ci ha mai giocato. Ci ha giocato il giorno per vedere se gli funzionava. Non ho rinnovato, ho semplicemente comprato il gioco perché era in sconto con tutte le espansioni. Ha usato il mese gratis che c'era dentro. E vabbè, dai, al massimo sono 10 euro per rinnovare il costo di due birre che non berrò. Non ci crede nessuno. Due birre, ma a fronte di un certo quantitativo che invece berrà. Su 187 comunque c'è stato questo pre, quindi differente vissuto. Comunque sui nostri canali trovate il vissuto di Final Fantasy 16 in maniera più o meno diversa, appunto ognuno poi ha il suo modo sia di viverlo singolarmente sia di esprimerlo in maniera di content creator. Fossimo tutti uguali il mondo sarebbe una noia, quindi appunto siamo un gruppo eterogeneo, mi confondo sempre tra i due termini, devo pensarci prima di dire qual è quello giusto su questa cosa. E quello è stato il pre. Poi c'è stato il... Oh, è uscito. Non ci siamo sentiti per 6 giorni. Spariti tutti sulla chat. Per X giorni non ci siamo sentiti. Ma anche tipo... Io mandavo un messaggio a Jade, perché Jade è andato a rilentissimo per il caldo, appunto detto prima. Sì. No, vabbè, non però solo il caldo. Io lavoravo in quel periodo lì, quindi ho potuto giocare io solo la sera. No, vabbè, però avevo soltanto quelle 2 ore la sera. No, quindi... aspetta, hai ragione, mi sono messo in mutua. Io sono andato in ferie, in quel periodo 10 giorni di ferie. Io ho la partita IVA. Tu hai la partita IVA, quindi te lo scordi. Io essendo, tra l'altro me ne vado tra poco, quindi proprio chi se ne è, mi sono messo in mutua bellamente, sì. Alla partita IVA. Non fatelo a casa.
non fate la partita io a casa. Beh, comunque ogni tanto ci sentivamo io e fare. Invece in quel periodo eravamo sbagliati. È stato un attimo, cioè ogni tanto mi davo un messaggio di 2 minuti a Jade, lui rispondeva quando poteva, io rispondevo 3 giorni dopo. E Jade che mi diceva non dirmi niente perché sennò condizioni poi il mio modo di esprimere in futuro il gioco. Un attimo, perché lui che si è guardato ogni singola clip analizzando anche il buco dello snappo del filo d'erba, non dirmi niente. No, Dex, lui intendeva che non doveva dirmi la sua idea, perché quello che pensa Farey mi cambia la mia percezione, perché se Farey, che è Farey, che ha parlato bene di ogni cosa che Square ha fatto, testuali parole, Final Fantasy XVI è tutto fuorché quello che hanno promesso, è ovvio che mi condizioni, perché dice, porca troia, Farey, che è una persona che è l'anti-hater... L'hater degli hater mi dice una frase così, mi dice cavolo. Io ero ancora all'inizio, dico per ora mi sta piacendo, però qualcosa deve essere accaduto per far dire a Farey sta cosa. Guarda il green screen che censura la birra di Farey, che è ben più grossa della mia, tra l'altro. Però io ne ho 4. Aspetta, forse anche il mio green screen sta. No, vedi? No, tu sei sotto. Si vede la mano addirittura dietro. Ah, ma quello è. Ah, no, ok. No, la mano. Comunque. Pensato quel giorno, silenzio totale, tombale, poi pian piano l'ho finito, tipo pian piano si accendevano le luci, tipo l'anniversario del 14 in cui si sono accese pian piano le luci. Finito. 2 mesi dopo, Jade, finito. No, come è stato finito in realtà? No, Fedro il giorno prima di me. Ah, io l'ho finito quindi, un giorno dopo Fedro. Il giorno dopo, sì, io l'ho finito intorno a metà luglio, 16-17 luglio, me lo sono un po' giocato con calma, anche perché vabbè, avevo... No, hai fatto una pausa in mezzo che eri andato via, quindi non hai potuto giocarlo. Ma per un... Sono rimasto, mi sa che ero solo preso dal lavoro o da altro in quel periodo lì, però non... Sì, perché è stato un po' incasinato, però sì, ho fatto... Ci sono state cose più importanti. Tu conta che io, a parte quando c'erano i reality, io ci giocavo tutte le sere. No, io reality avrei prima saltato 4-5 giorni attaccati, poi l'ho ripreso e l'ho finito. Oh, Gesù. La scala di Droid. C'era Temptation Island, sei matto. No, c'era l'isola dei famosi, Temptation è arrivato dopo. Invece però ho fatto tutto, ho fatto veramente. Sì, è vero, lui ha fatto tutto. Io l'ho finito. Tutte le secondarie, tutte le cacce. Senza le secondarie. È uscito. A parte le sfide degli Econ. Le sfide degli Econ le ho lasciate. I cronoliti. Esatto, i cronoliti non li ho fatti. Comunque, appunto, abbiamo elaborato, abbiamo vissuto questo concetto. Abbiamo espresso, appunto. Content creator, abbiamo espresso agli altri la nostra opinione in maniera più o meno differente, appunto contenuto un po' più elaborato, contenuto di braccio e così via, e abbiamo anche visto com'è la gente oggi al rilascio di un nuovo Final Fantasy, che comunque è un evento non così ciclico, il Final Fantasy numerato che esce, e quindi è stato bello, sotto diversi punti di vista, sotto altri un po' meno, vedere il trascorso, quello che è stato il nuovo Final Fantasy da noi in generale. E oggi, dopo più di 2 mesi dall'uscita, cito già, insomma, 2 mesi, sì. Siamo a contare nelle nostre mani effettivamente cosa abbiamo ancora dentro di noi di Final Fantasy XVI, cosa ci è rimasto e cosa possiamo dire in un contenuto un po' più scanzonato rispetto ai seri, ai molto più seri che abbiamo fatto fino a molto più seri, forse non è il termine corretto, però in qualcosa più chill, per l'appunto, parlare di Final Fantasy XVI, sedicesimo prodotto numerato di una delle serie più importanti del mondo, che questa cosa è bene, cioè uno può essere anche non mi piace più Final Fantasy da X1 e così via, Final Fantasy è una delle serie più importanti del mondo, su questa cosa c'è sempre da sottolineare, e sedicesimo capitolo numerato della stessa. E con questo possiamo proseguire e dare la parola a Fedro, non mi ricordo neanche per cosa.
Però, però è stata bella la... è stato bello il, quello che hai detto fare. Bello e soprattutto corretto, giusto. Effettivamente, sono di Sakaguchi questo. Effettivamente a riguardo, se posso, scusami Fedro, prima no, vorrei già rispondere tra virgolette dicendo che hai perfettamente ragione. Effettivamente noi da content creator abbiamo tutto un vissuto prima che esca un prodotto e poi il prodotto, e paradossalmente, o almeno per come lo affrontano la maggior parte di noi, il pre è il grosso del lavoro. Sì, a voglia. Perché, perché a noi piace teorizzare, ci piace analizzare, ci piace parlare della campagna marketing, del trailer, delle dichiarazioni, verificare quello che fai tu, verificare le traduzioni, poi ne parliamo assieme. C'è tutto un lavoro di marketing gratuito, incredibile, che facciamo durante appunto l'uscita di un gioco. Poi il gioco esce, puff, scompariamo e poi ognuno di noi dice la sua. E a volte capita di dire la propria e fare anche dei mock talk insieme su un argomento per tanto tempo, perché magari il gioco fa parte di una saga, tipo Final Fantasy, di una serie, tipo Final Fantasy VII Remake, che fa parte di una macro compilation, di un macro titolo che racchiude tanti titoli, e quindi si continua a parlarne, escono fuori in continuazione teorie, nuovi contenuti, eccetera, eccetera, perché appunto è una cosa in proseguo, in divenire. Così come avevamo fatto io e Jade su Final Fantasy XV al tempo, perché era un progetto in corso d'opera. Quello che alcuni fanno, non riusciamo a farlo noi anche per mancanza di tempo, oltre perché è troppa roba, c'è chi lo fa sul 14 all'estero per esempio, perché è una roba che continua a uscire, quindi si continua a parlarne. Kala lo fa su Genshin per esempio. Sì, ti ho visto che ti sei preso male, però ecco, sono titoli che, avendo N DLC, avendo N espansioni, uno porta avanti anche dopo. In questo caso no, in questo caso abbiamo un numerato della serie. Come ho detto io nel mio video, l'ho sottolineata tanto questa cosa nelle mie impressioni, non succedeva da tempo immemore. Da Final Fantasy IX che non esce un gioco che non ha nient'altro dopo, oltre il vanilla, no? Poi vabbè, è ancora presto per dirlo, potrebbero uscire, DLC così come sequel per esempio, e quindi sarebbe da Final Fantasy XIII, no? Che non succede. Però ecco, effettivamente è strano, perché poi da content creator noi ci ritroviamo a dire ok, facciamo le nostre video impressioni e poi... Cioè, se non ci sono teorie da fare, francamente non c'è tanto da teorizzare. Ma anche teorizzando su cosa, non avremo mai, in teoria, se non uscisse mai un 2, non avremo neanche mai la conferma. Se ci fossero, misteri misteriosi, come poteva essere il caso del 15 al suo tempo, uno potrebbe analizzare nello specifico determinate cose per tirarne fuori magari una teoria come fu Pythios, no? Per farti un esempio banale. Però in questo caso... possibilità dopo di vedere se avevi ragione, perché uscivano dei DLC. Vabbè, ma anche se non hai la possibilità di avere ragione o meno, l'esempio di Squall is Dead Rinoa e Artemisia in Final Fantasy VIII, ecco, per dire, cioè tu fai delle teorie su dei titoli chiusi perché i titoli stessi ti danno spazio a queste teorie. Sì, sono un'interpretazione della storia. Esatto, perché magari c'è un buco di trama o c'è un'interpretazione che puoi dare tu, e perché ci sono degli elementi di storia che non sono ben specificati e che tu puoi interpretare in una teoria. In è quello che accade con Silent Hill 2, per citare un'altra serie. Esatto, esatto. Silent Hill 2 vive di teorie, vive di... fan che analizzano la storia e tutti gli elementi che sono stati forniti per creare assolutamente la lore e tutto quello che ci sta dietro. Esatto, si possono creare abbastanza... appunto dei video di lore. In questo caso no, perché la lore è nel gioco, la trama è quella, cioè esplicita. È decisamente esplicita e lineare, e quindi noi ci ritroviamo qua a dire bene, cosa facciamo? Andiamo avanti. E quindi questo Mogo Talk appunto voleva essere una cosa un po' diversa dal solito. Perché appunto... Andiamo avanti.
non c'è altro da, da aggiungere, penso. 17 yuan. 17 yuan. Fedro, scusami, abbiamo un po' divagato, abbiamo dato questa intro seriosa, però ci stava effettivamente, era un po' più corretta. Fedro, se vuoi dire qualcosa, tutto bene? Tu non stai bevendo stasera, il che è strano. No, questa sera no. Questa sera sono tranquillo anche perché sono troppo stanco e bere potrebbe stancarmi ulteriormente, quindi voglio essere il medico gli ha detto di darci una calmata, accompagnato dal corner. No, vabbè, in realtà, allora, Final Fantasy XVI l'ho vissuto in maniera molto contrastante perché la demo fin da subito mi ha catturato da morire, te lo dissi anche il giorno che ci incontrammo per il tuo compleanno, parlandone davanti a un buon bicchiere di vino, e anche dopo l'uscita, la prima settimana è stata uno wow continuo, soprattutto fino al time skip di Sunbreak, per intenderci, che viene dopo Sunbreak. Poi da lì è stato un calo totale. Stasera è spoiler, raga, quindi andate sì, pure. Beh, non aspettatevi di non beccare spoiler, perché... E poi onestamente, ecco, una cosa che mi ha parecchio deluso è che io non l'ho trovato per niente un gioco next gen. Ho percepito Final Fantasy VII Remake molto più next gen rispetto al 16 su un sacco di cose. E anche a livello di gameplay sono rimasto tanto ma tanto deluso, perché creare un gioco incentrato sugli Eikon, di cui ognuno è appartenente a un elemento e gli elementi non hanno nessuna funzione durante le fight, per me è proprio la distruzione totale di quello che vuole essere il gioco di ruolo. Vero che Final Fantasy XVI non è stato pubblicizzato ufficialmente come un vero e proprio gioco di ruolo, però perlomeno mi sarei aspettato una componente ruolistica un attimo più approfondita. Io ai tempi ero un grande fautore del ragazzi, è un action puro, poi loro hanno detto è un action RPG. Io ancora oggi, aspettate che vi facciamo vedere la parte RPG, io ancora oggi mi chiedo dov'è quella... Dov'è quella parte RPG? Poi è di una facilità disarmante. Vi racconto un veloce aneddoto. La caccia più difficile del gioco, a detta di molti, è Svarog, il drago, che si trova a Sunbreak, di livello S, ovviamente. Svarog, io l'ho battuto con 5 birre in corpo e 10 livelli in meno, molto tranquillamente. Io secondo me erano le birre. No, io vi invito a fare lo stesso. Vi invito a fare lo stesso con Der Richter, con Ozma o anche con Adamantart in Final Fantasy XV. Secondo me non ce la fate. È una sfida. O con Sephiroth in Kingdom Hearts 1. Anche. Se vogliamo parlare di action RPG veri. Sì, il fatto è che davvero io l'ho trovato un gioco a prova di deficiente. Spero che nessuno si offenda, però è troppo facile. L'utilizzo degli anelli per rendere ancora il tutto più facile, per me è stata una cosa veramente disarmante. Io cerco sempre un po' di sfida in quello che dovrebbe essere un action RPG o un gioco di ruolo. Io qui non l'ho avuto. Poi perdere, avere le pozioni che mi vengono ricaricate, addirittura ripartire dalla fase in cui ho perso, cioè non esiste game over, si è sempre tenuti. Io due o tre game over me li sono presi, più che altro per distrazione, ma principalmente perché la sfida me la cercavo, provavo a crearmela da solo cercando di fare combo, cercando di fare cose un po' diverse, e quindi mi distraevo. Su questo io sono molto più in linea con quello che ha detto Kala nel suo video, ma non siamo stasera qua per parlare di queste cose. Io non ricordo cosa ho detto. E l'ho visto di recente. Vi invito... Non volevo divagare. No, vabbè, ma ci sta che tu abbia voglia di dire la tua, perché non l'hai ancora fatto. Io, l'altro, quando lo farai, modificherò la descrizione di questo video. Io mi invito tutti quanti che sono in chat o che ci vedrà anche dopo, io in descrizione, oltre ai nostri canali classico, ho messo anche i link ai singoli video di ognuno di noi,
forse il mio non l'ho messo, però vabbè, lo trovate qua sul canale, ai singoli video di ognuno di noi sulle nostre impressioni, dove appunto vi parliamo in modo serio di quelli che sono i pro e i contro, o solo i pro o solo i contro, o solo i contro, di questo titolo di Final Fantasy XVI. Interromperei qua la fase di introduzione seriosa per iniziare, devo andare a prendere un'altra birra, per iniziare a... Sono stati 5 minuti. Ma non è vero mai. No, no, scherzo. Fammi vedere quanto è passato. Esatto, 10, no, 35 alla... minuti, boia. Alla, almeno alla quinta birra devi fare Svarog. Non ce ne ho 5. Ne ho 4. E non ho, non ho dietro la play, sono in studio, quindi non... Ah, allora non puoi fare Svarog. Allora, partiamo con le classifiche. Sarà una serata con un sacco di classifiche. Quasi solo classifiche. Poi alla fine faremo rullo di tamburi. Qualcuno faccia un rullo di tamburi, per favore. C'è. Cala. Lui ha la soundboard. No, lo fa Cala. Non è Cala! Non è proprio... vabbè, è un po' più pagliaccioso. Devi cliccare in continuazione. Devi cliccare in continuazione, esatto. Ah, mi tamburi devo. No, ti assicuro di no. Allora, quello che faremo alla fine è una tier list di gruppo dei personaggi di Final Fantasy XVI. Esatto, la paperella è in classe S, sappiatelo. Allora inizierei con... io seguo papale papale la scaletta che vi ho girato, che dite ragazzi? Ah, e ce l'ho qua davanti. Io ce l'ho segnata. Ce l'ho anch'io qua davanti. Okay. Ce l'ho, salgo sopra. Allora io essendo Lost parlerò per ultimo, quindi faremo l'ordine. Beh, vabbè, sei l'ordine. Lost Leviathan. No, L apostrofo H-O-S-T. L'ospite. Lost. Leviathan Lost. Scusate, stasera ho i tecnicismi da televisione, no? Che ho detto soirée, host. Troppo. Ritratto, in caso. Allora, PG preferito, personaggio preferito del gioco. Partiamo con Jade. Personaggio preferito e perché? Devo dire la verità o riderci su? Ma fai quello che ti pare. Dico la verità. Tanto fai comunque quello che ti pare, quindi... Benedicta. Benedicta è il personaggio migliore del gioco. Ande senza vestiti. No, non ho chiesto migliore o peggiore. Preferito, no, preferito, perché c'è poi migliore, no? No, non c'è. No, allora... ma sono due cose diverse. ero indeciso con Dion, ma sicuramente... Mi vestirei addosso. Mi lasciate parlare. Dion. Dion, i vestiti ce li ha addosso, e Dion però non mi ha emozionato quanto Benedicta. E ha avuto anche molto più tempo per farlo, mentre lei in pochi minuti è l'unico momento in cui ho lacrimato durante la main story quest. Era il sonno, però questo non... e però ho anche durante le queste secondarie mi è venuto da piangere con la morte del fratello di Eloise. Non si chiama Eloise, si chiama lei? Sì, sì. Eloise. Lei è quella di Monkey Island, quindi Eloise. Sì, Eloise. Comunque Teo lui. Sì, sì, quando è morto lui è stata una scena straziante, effettivamente, però lui non aveva un background come ce l'aveva Benedicta, mentre Benedicta ha un background enorme, ma non sfruttato, e quindi da quello che sembrava poteva fare molto di più, essere molto di più. Mi aspettavo che in realtà non morisse, che andasse avanti ancora di più, e invece no, tutto quello che è stato detto su di lei fino a quel momento era buttato, quindi occasione sprecata. Tra l'altro sono d'accordo, tra l'altro recitata in maniera divina sia a livello di animazione che a livello di doppiaggio. Io l'ho giocato doppiato in italiano, era pazzesco il doppiaggio di Benedicta. Pazzesco. No, è che poi non c'è stato altri personaggi che avevano una mimica facciale o anche soltanto un background così strutturato come lei. Dion era animato più particolarmente bene a livello di micro espressioni, ho trovato. Vabbè, ma raramente aveva dei momenti di rabbia. C'è stato un momento in cui ha perso le staffe leggermente. Lei era un una scusa per distruggere. Ciao Gianni, grazie. Una scusa per distruggere anche Sunbreak ci voleva. Sì, un po' tirato. Vabbè, passo agli altri. Cala.
posso dire Joshua? No, non puoi, ma non ti crediamo. Puoi, ma non ti crediamo. Io vi dico Joshua, ovviamente. No, no, puoi. Ovviamente adulto, nel senso che quella pezza orribile che era da bambino non si poteva neanche non solo ascoltare, ma neanche vedere. Però secondo me è un personaggio, è il personaggio mio preferito, non forse il migliore del gioco ovviamente, ma la domanda era un'altra, il mio personaggio preferito. Lo è diventato nel tempo, nel senso che all'inizio era un attimo così, anche perché cercavo di capire i motivi per i quali arriva così a caso dopo 13.000 anni, senza motivo, cioè senza motivo alcuno, ma vabbè, questi poi li discutiamo magari dopo. E no. Quindi... c'era, o forse no, esatto, c'era questa cosa che diceva ok, cioè, ho il sospetto che, ma forse no, aspetta, cosa sta succedendo? E quindi ero intrigato dalla vicenda, no? Poi, una volta scoperti gli altarini e tutta quella vicenda era niente, il nulla cosmico, ho detto ok, focalizziamoci sul personaggio. E il personaggio, a livello espressivo, a livello di voce, io l'ho giocato in italiano, mi è piaciuto un sacco il doppiatore di Joshua, e a livello di quello che ha fatto, insomma, nella sua storia, eccetera, mi è piaciuto moltissimo. Proprio il suo modo di fare, la caratterizzazione del personaggio, mi è piaciuta parecchio. Non è un personaggio atomico, però è il mio preferito del gioco. Non esplode. No, perché diciamo se esplodeva, di quasi. Era atomico. In un certo senso è successo, ma vabbè, comunque, quello è. Quindi devo dire Joshua. Clive l'avrei voluto dire, ma Clive è troppo l'eroe classico che a me piace, ma anche no. Ok, quindi nel suo essere un pochettino, diciamo, più banalino, tra virgolette, poi non è forse il termine più corretto, ho preferito di gran lunga il fratello. Non che siano, ripeto, mostri della storia loro, però mi è piaciuto molto Joshua, sicuramente. Ci sta. Assolutamente. Farei. Ok. Allora, in realtà il mio è un po' contrastato da forse essere stato traviato da Takai, perché io direi Byron, però Byron, quando ho visto il nome, già sapevo che sarebbe stato un ottimo personaggio, perché appunto dalle interviste Takai diceva che era il suo personaggio preferito, quindi appena hanno detto Byron ha detto ah, ecco il personaggio preferito di Takai, vediamo se è vero che è così bello come personaggio. Quindi questa cosa non so se mi ha traviato, dovrei fare due chiacchiere con me stesso internamente per scoprire se questa cosa è vera o meno, però a primo impatto direi Byron. Per quanto Byron ha un forte impatto sul momento, subito ti colpisce tantissimo, poi c'è la parte spalla, quando sei nella parte titano ce l'hai come spalla, e lì si vede, c'è la parte nella taverna, è meravigliosa, quando lui, gli altri litigano, lui si mette a ruttare di fronte alla maitress, che sia, e così via. Quindi poi diventa un po' più comprimario, però resta sempre importante. Se non dovessi pensare a questo, darei più credito a Gav. Gav è stata la sorpresa. Byron era l'aspettato. Gav è stato la sorpresa. Gav, personaggio fenomenale, sembrava davvero l'ultimo arrivato. E poi alla fine è il fratello. Ha ragione. Quando gli cavano l'occhio nel time skip, ho detto qua è finito Gav. È chiusura di Gav. Era appena morta Benedicta. Io pensavo che sarebbe stato, anzi Sid in quel momento era morto, quindi c'erano delle chiusure effettive dei personaggi, ho detto mi chiudono anche Gav qui, toc, e invece no, nonostante la perdita dell'occhio Gav è diventato uno dei personaggi più importanti del gioco, e spalla completa di Sid, tra l'altro Sid secondo. E in più c'è la parte, l'ultima subquest con lui, con Gav, quando si ubriacano assieme, perché purtroppo Madonna, non fanno che bella che cosa si chiama, però appunto loro si mettono a parlare davanti al boccale di birra e così via, quindi siede proprio l'amicizia tra i due. Mi sono commosso io in quella cutscene lì, proprio bella. Quindi ripeto Byron, però ho paura di essere stato traviato dall'aspettativa di Takai, quindi Byron aspettato, dicevo, era bello, mi è personaggio video del director, spero che un pochino abbia il suo riscontro. Gav come sorpresa, Gav proprio non sapevo niente, si era visto in un trailer, non sapeva neanche il nome di Gav. Sì, è vero, non si sapeva neanche come si chiama. Neanche Byron, Onor del vero. Byron non sapeva la faccia, ma era l'intervista. Era entrato nelle interviste, esatto, mentre di Gav si era visto la faccia, ma non sapevamo come si chiamava. Sì. Vero. Quindi pari merito, diciamo? Personalmente più Byron, però ripeto, parlo, cioè mio personale Byron.
Okay. Gab, se devo togliere quella cosa lì. Quella... C'è Zell che dice che avrebbe risposto come fare. Capisco. Interessante. Ciao Zell, tra parentesi. Non avevo visto che ci stavi seguendo. No, scusate, sono un attimo distratto perché stavo cercando un'immagine di Gab che non fosse una web. Maledizione. Un PNG. Ma cioè, va bene mia... un qualsiasi cosa, anche una JPEG. Perché è un personaggio però... non giocante. La mia immagine in cui diceva 2000, che in realtà volevo fare il detto... Ma questa meglio non dirla ad alta voce. Vediamo se la ritrovo. No, no, trovata. Ok. La parte sorpresa quando Byron dice... E quando Gav dice 2000... Niente, non la carica neanche qui. Vabbè, lascia Byron. Lascio Byron. Altro mi somiglia anche. Fedro! Sì, tra qualche anno magari. Comunque è Regis ingrassato, cioè. È vero! è molto più influente nel gioco. È molto più in forma anche. Meno forte, parliamone, però vabbè. Meno forte, ma più in forma. Minchia, Regis non si regge in piedi, poverino. Non si Regis. Io non si Regis. Vabbè, è andata così. Ah! Sì, Fedro. Allora, in Final Fantasy XVI c'è un personaggio che è estremamente ben caratterizzato dal design, molto riuscito. Molto intrigante, anche perché ce lo fanno vedere tanto nel corso della storia, ed è Otto mi è entrato tantissimo nel cuore, perché è un personaggio che proprio ci fanno vedere così tanto e così approfonditamente che davvero, cioè io voglio un DLC su Otto. E io te lo metto adesso. Ne faranno otto. L'ottavo DLC sarà su Otto. L'ottavo DLC, esatto. Otto, che poi ricorda un altro bel Final Fantasy di cui c'è una musica che cita, vabbè, no. Tronzate a parte, il mio personaggio preferito, vabbè, sarò banale, però Sid, assolutamente Sid, perché mi è piaciuta la sua figura come mentore di Clive. Avrei voluto vederlo un pochino di più a schermo, avrei voluto vedere anche qualcosa del suo rapporto con Mid, che purtroppo viene appena accennato. Sembra che l'abbia avuto, è morto. No, dovrebbe esserci, però vabbè, tutto viene un po' sminchiato e spiegato in un trafiletto dei mille tomi in cui si... afferma che in realtà Mid non sia la sua reale figlia. Tra l'altro, mi intrometto, quello trafiletto che dici tu, in realtà compare molto dopo. Mm-hmm. Io compare in una delle quest secondarie. La verità nascosta dovrebbe comparire. Sì, cioè dopo. Sì. No, cioè, non è che facendo un po' di quest di Mid vien fuori nell'ultimo aggiornamento dei tomi riguardo a Mid. Sì. Che fai solo con le quest secondarie. Quindi, se tu non facessi le quest secondarie, ho finito il gioco senza sapere questa cosa, che però mi avevate detto voi, e io non la trovavo da nessuna parte. Per quel che cambia. Poi ecco, ad aver giocato a favore di Sid è anche il fatto che in italiano perlomeno ha una voce bellissima, io lo ascolterei per ore, ha una voce stupenda, molto profonda, ma carismatica allo stesso tempo. In tutti i doppiaggi ha proprio la voce da fumatore di 30 anni. Anche in inglese, è vero. Che ci sta, perché fuma Sid. Quindi... E poi, vabbè, anche il fatto che il suo Aikon sia Ramu, che è una delle mie vocazioni preferite da sempre, gli dà quel punticino in più. Mi spiace solo che appunto non lo si veda abbastanza, avrei voluto saperne di più sul personaggio, magari, ma questo è più un sogno bagnato che una realtà, mi sarebbe piaciuto poterlo magari comandare in una sezione o vedere qualche flashback del suo passato, però... Sì, ecco, l'unica cosa che non mi è piaciuta legata alle cutscene che lo riguardano è il team nel momento in cui muore, il suo team, nel momento che proprio l'ho trovato un po' fuori contesto in quel momento lì, avrei preferito una musica un po' più... tragica, però ecco, la morte di Sid mi ha davvero... No! mi ha abbastanza colpito. È stata una delle poche scene che davvero mi ha quasi commosso, quindi... L'ultima. Me lo aspettavo, perché Jade l'aveva già beccata questa cosa qui in fase di preanalisi.
Che esatto. Cosa? Ah, sì, che era morto, sì. Sì, però sì, in diretta con voi ve l'ho spoilerata a tutti. Poi ecco, secondo posto, super veloce, perché secondo me è un personaggio che merita per come è stato scritto, Ugo Kupka. A me Kupka è piaciuto da matti come caratterizzazione, proprio perché si vede la sua rabbia, quello che dà di matto per la figa. Esatto, sì. Quello che letteralmente sembra un personaggio intelligentissimo nonostante il suo aspetto, e si lavora e si fatica, e poi sclera per la gnocca, è una roba allucinante. Secondo me è scritto di... Non ti è, vedi quanto sia soggettivo la roba. No, ma ci sta, c'è da dire, allora... che è realistico. Anch'io l'avrei messo per secondo, dopo Benedicta. Io Kupka, finché non sclera per la gnocca, personaggio della Madonna, perché... Ma perché invece mostra una debolezza, secondo me. Sì, ma anche meno. Mostra una debolezza. Sì, ma anche meno, raga. Ma è gigante incazzato. Ma anche meno, cioè hai retto chissà quanta M puntini per tutta la tua vita, cioè sei l'uomo più influente di Dalmechia, che tra l'altro... Questa sconosciuta, io su Dalmechia volevo sapere vita, morte e miracoli, non si sa un tubo, ma vabbè. Come delle capitali. sì, esatto, delle città libere, eccetera, eccetera. C'è tutto un giro di lore incredibile da quelle parti, si intuisce, ma in realtà, boh. E... Uomo più influente in assoluto, sto gigante così, che in realtà dimostra appunto proprio nelle prime cutscene di essere, di sapere quello che dice, sì. Di avere un cervello, di avere... Sì, una volontà forte. Sì, quelle dopo le perde. Sì, una volontà forte. Sì, a un certo punto basta parlare, agiamo, andiamo giù come un cazzo di trattore con la forza. Però, cavolo, ha un cervello mostoso e poi sclera per la gnocca. Però è una gnocca dominante, eh? Non è sì, che... vabbè, in tutti i sensi. Si vede, però, che comunque è succube di lei, anche perché Benedicta si fa alla grande... Beh, lei è manipolatrice, eh? Esatto. Lei, secondo me, fin dall'inizio si capisce che in realtà Kupka è facilmente manipolabile, intelligente, sì. Sì, quello debole. Sì. Quello sì. No, ma è scritto bene, è solo che ho trovato un po' troppo esagerato il suo sclero inizialmente. Poi dopo, quando impazzisce, quando gli tiri via le mani, scritto da Dio, lì veramente mi è piaciuto di nuovo, perché ci sta, lì è ormai la follia più assurda. Tra l'altro è l'unico vero berserk anche giustificato che c'è nel gioco, il suo. Tolgo il cappello, non posso. Come? Gli tolgo il cappello, non posso. No, esatto. Va bene, e vi dico il mio. Allora, il mio era Sid, perché vabbè, i personaggi me ne piacciono tanti per motivi più disparati. Il mio personaggio preferito è diventato Sid quasi subito, in senso che appena ha iniziato a dare le sue motivazioni, a spiegare il perché faceva quello che faceva, mi è piaciuto subito, perché è il tipo di mentore che avrei voluto, che vorrei essere. È proprio un uomo con dei valori veramente fighi, e mi è piaciuto tantissimo tra l'altro il passaggio di testimone tra Sid, quindi la libertà di scegliere come morire, a Clive, Sid II, che diventa la libertà di poter scegliere come vivere. Questo concetto a me è piaciuto tantissimo, perché fa leva sul libero arbitrio, che è la cosa che di più in assoluto ci contraddistingue tra le creature viventi, e mi è piaciuto proprio tanto. Però purtroppo, come ha detto Fedro, se ne va un po' troppo presto, e non ha quello spazio a schermo che meritava, sia perché è un personaggio scritto bene, sia perché appunto è doppiato divinamente. E mi piacerebbe facessero un gioco solo su di lui, sul suo passato, un bel Tactics, detta sinceramente, proprio un bel Tactics. Le nove, Tales of Sid. Se Tales of Sid comunque mi andrebbe bene. E per cui poi il mio personaggio preferito è diventato un altro a gamba tesa. Io non avevo, a differenza di Farei, l'influenza di Takai, perché non mi ricordavo quella cosa lì, perché avevo letto poco io pre
lancio, e quindi avevo intrasentito da te un commento sulla questione, ma poi me ne ero anche completamente dimenticato. Quindi il mio personaggio preferito è Byron, totalmente, perché lo trovo scritto bene, lo trovo coerente. Molte scene con lui mi hanno commosso, mi hanno divertito, ha un perfetto equilibrio tra comicità e drammaticità, quasi teatrale, ma ci sta in un'opera del genere, a mio parere, in un'ambientazione del genere più che altro. Mi è piaciuto veramente tanto, è Olenna se non fosse stata una pazza assassina, citazione a Goethe per chi se la fosse persa. E quindi questi sono i nostri personaggi preferiti, dai. Io ho un po' una via di mezzo tra voi due là sotto, cioè io vi vedo sotto, tra Fari e Fedro, però anche gli altri mi sono piaciuti. Speravo all'inizio del gioco, una cosa buffa, di Joshua mi è piaciuta tantissimo l'evoluzione, effettivamente sono d'accordo con Kala. E una cosa buffissima è che prima che iniziasse il gioco io ero convinto, e Jade lo sa perché glielo dissi, che il mio personaggio preferito sarebbe stata Benedicta. Ero proprio sicuro, dai trailer perché e dalla demo, perché dicevo cavolo, è proprio il tipico personaggio femminile che a me piace tanto. Però poi purtroppo... Che è un po' una fusione di due personaggi di Final Fantasy XIV che abbiamo adorato. Fordola e Yotsuyu. Fordola e Yotsuyu, sì. Beh, siamo lì. È totalmente Yotsuyu, eh? La storia di Benedetta. Senza la fase in cui è tranquilla e adolescenziale e bambina. Perché c'ha tutta la fase Yotsuyu in cui lei si sente. Yotsuyu è molto ha una regressione mentale. Però sì. Profondita. Profondita. All'incazzatura di Fordola. Questo suo modo di voler vendicarsi anche del suo passato. Sì, è una fusione. E Yotsuyu. Sì, secondo me è una un tentativo totale di prendere questi due personaggi. Ci ho riconosciuto un po' di tutti e due. Yotsuyu è meglio. E lo so, ma anche Fordola. Cioè, sono entrambe migliori, ma sono entrambe hanno... Entrambe hanno molta più molto più screen time. Sì. Fordola non saprei se la definire migliore. Yotsuyu è migliore. Ti manca un pezzo a fare, No, l'ho fatto. Se quello che penso io l'ho fatto. La quest dell'healer. Sì, hai fatto tutte. Fatto. Sì. Quindi... Anche perché poi comunque si collegano con Endwalker, quindi puoi ricompare anche lì. Va bene, prossimo. Perfetto, allora, quindi questi sono i nostri i personaggi preferiti di Final Fantasy VII dei componenti e motori. 16, scusa. Lo so, è che ce l'ho qua, che arriva, quindi tra una settimana, tra l'altro. Stiamo già archiviando sto 16. A mezzanotte tra 7 giorni uscirà Ever Crisis. Personaggio più odiato! A mezzanotte il 31, Sì, tra una settimana, dice. Infatti, però tra una settimana è il 6. Ma tu non ti preoccupare. Ok, va bene. Scusa. Quando lo scarichiamo, scaricalo anche tu. Ok. Comunque, vedo un grande amore per Dion in chat. In bello, Dion, bel personaggio. Vabbè, sì, è un bellissimo personaggio. Cioè, ma se non ferito, non vuol dire che non. Ce ne sono tanti di personaggi belli, in realtà. Secondo sì, me. Sì, chiaro. Personaggio più odiato. E perché proprio la mamma di Clive? Che non mi ricordo neanche come si chiama. Annabella. E perché proprio Annabella? C'è un personaggio in Austin Power che si chiama uguale. Mi dispiace, non sarà il mio. Nadider, io ne ho uno proprio qua. Allora, perché penso che riprendiamo lo stesso giro di prima. Non penso che possiamo metterci anche dentro Otto, che ovviamente ho odiato. Ma come, il mio preferito. Ma per il fatto che del raccoglitore di questi sì, ce ne vuole. Sì, perché purtroppo... sì. Perché odi un personaggio? Odi un personaggio perché è scritto male, oppure odi un personaggio perché sei continuamente a parlare Otto con lui? Otto è uno spigolo, ragazzi. Otto è uno spigolo. Se ti devi battere contro, ed è male. È il segretario, tu arrivi lì e dici guarda, ho sto problema qua, vai da lei, andiamo da Vivian, ok. La sua quest finale è bella, vabbè, sì, quindi Jade, arrivaci, no, allora facendo bordello, vi muto. Jade, sì.
scartiamo tutti quei personaggini, i personaggini, quindi quelli da quest secondaria. Barnabas, secondo me, è il personaggio più deludente del gruppetto dei dominanti, in quanto mi aspettavo molto di più anche dalla sua storyline. Ma pensavo che ci fosse un background più consistente. Però scusami, perdonami di nuovo, non ti sto chiedendo il personaggio peggiore, secondo te, o sì, più deludente. Ti sto chiedendo il personaggio che tu personalmente odi di più. Barnabas, perché parla in continuo di cose che non me ne frega niente, cioè continua a parlare come un disco rotto, mi cerca di convincere di cose di cui è convinto solo lui. Ora lo sta odiando, prima sì. Pensavo fosse brutto, ora lo sta odiando. Prima analitico, adesso, mio Dio, ma quante volte me lo devi ripetere, queste cose che peraltro mi ha già detto ho ultima. Ho trovato l'immagine perfetta. È un prete, è letteralmente letteralmente un prete, ha ragione. Quindi, letteralmente un prete. Quindi, quindi la novità di stasera, signori, è Jade odia i preti. Cosa ti hanno fatto quando... Ma no, ho capito perché siete arrivati. Indica sul bambolotto dove ti hanno toccato. Cosa? Io... Ci dissociamo, naturalmente. Un saluto alla Chiesa. Tu che ti dissoci. Si può dire un saluto alla Chiesa, sì. Ciao Chiesa. Dipende da quella di Lucca Comics sconsacrata dove si fa quello della Juve, cioè Federico. E, comunque sia il basta, hai risposto. Che per avere anche un po' di intimità apre il mare. Adesso a caso metto. Maledetto. Va bene. E in più è anche quello che dura di più. Quindi figurati. Meglio innamorato pazzo, meglio lì. Kalandorf. Ma ero già fin qua quando sono arrivato. Ti prego, rispondi Joshua, così, per dare allora, un twist. Joshua bambino. Joshua bambino. No. Jill. Bambina o... Ma... Jill in qualunque forma, compresa... Non dire... Io so il perché, non lo dire, no, perché sennò scateni un inferno. Raga, io... Scateli... Tanto non la sta minando nessuno. Perché ce la siamo dimenticati. Se dici il perché si scatena all'inferno e lo sai. No, non sto pensando a quello. Cioè, quello è chiaramente sottinteso che sia sto pensando io. Meglio di quella pagliaccia di Jill. Ma al di là di questo, io l'ho veramente detestata perché è una figura molto importante. Molto importante il protagonista, importantissimo, forse più del fratello, okay? Forse più del fratello, proprio in tutti i sensi, ed è inutile, ma è proprio inutile dalla prima volta che la incontri all'ultima, sia quando è determinata che quando fa le sue cose va bene, sia quando la vedi che è effettivamente in difesa perché la scena vuole che lo sia, e... imbarazzante. È un personaggio non scritto male, ma è imbarazzante a tal punto che mi ha dato fastidio, perché rispetto a quell'altra avrebbe il tempo per esserlo, rispetto a quell'altra che ha pochissimo screen time, quell'altra in 10 minuti di screen time in tutto il gioco, in tutta l'universo di Final Fantasy XV gli fa due culi più un film, più un film gli fa un culo così, perché vabbè, quella dice due cose, ma quelle due cose che dice le fa, e le fa cazzo se le fa. Questa è così. Si fa rapire due volte. Mi ha deluso. No, ma al di là di farsi rapire o no, perché ci sta che tu sia più debole di Barnabas. Mi ha deluso tutti quanti nel gioco lo erano. Però mi ha deluso tantissimo il lasciato intendere che c'è su tutto quello che ha vissuto. No, vabbè, il fatto che abbia un buco di trama sul coso di ferro lì, cioè, un buco di... bene. non è tanto un buco di trama, è che è un lasciato intendere. Risolto troppo in fretta una nazione che sembrava importantissima, ma poi alla fine non conta un cazzo. Non ha nessuno. Ma anche nel momento del suo apice, no? Nel momento in cui lei va a picchiare, il casino, cioè dalla fiamma liquida, com'è che si chiama fiamma liquida? Come cazzo si chiama quel mostro? Da quella cosa lì devi prendere gli schiaffi. C'è Thorgal, non si è fatto niente. Ma Thorgal è Thorgal l'immortale. Vabbè, ma io non capisco, Jill è veramente il vero protagonista di Lost Odyssey. A me è stata proprio sulle palle, non è un brutto personaggio, ma mi è stata proprio sulle palle per come l'hanno trattata nella scrittura.
piuttosto datele meno spazio, cioè se questa è l'idea del dare spazio al personaggio femminile, dagliene di meno, perché tanto... ma è più importante darlo a Isabella... certo, ovviamente, sì, sì. La donna dai volte. Facili costumi di... Nei nostri di messaggi break. Audio in... O Marta con la... O Marta, esatto. Oh, Marta è un bel personaggio. Dai, Marta, io quante volte l'ho fatta questa battuta, ormai cioè, avete la nausea, le cadeva una cazzo di barriera da lì. Era un Marta! Dimmi cosa devo fare, per favore. No, vabbè, avete rotto, cioè, nel senso, Jill è nella stanza che guarda la luna, dal balcone guarda la luna, tu vai lì a parlare ogni tanto, e quella è con te, cioè, quella è con te. E quindi l'ho odiata per forza, non per dei meriti suoi, ma per come l'hanno trattata in tutta la vicenda. Sì, che poi hanno tolto un'altra cosa importante, secondo me, in Final Fantasy XVI, entro solo un secondo nel discorso, che secondo me ha influito negativamente sulla caratterizzazione, cioè che durante... gli spostamenti non ci sono dialoghi tra i protagonisti, cosa che invece era molto presente in Final Fantasy XV. Due banter in croce. Questo perché non ci sono. Questo perché non è un party. Comunque, cerchiamo di non accavallarci agganciandoci ai discorsi, perché sennò non se ne esce vivo. Pardon. E detto questo, sono d'accordo con te. Effettivamente poteva avere più screen time. No, cioè più, di meno. Poteva avere più scrittura nel suo screen time, questo intendo. la cosa diventa deludente perché, questo da fruitori di roba giapponese, Yokala e Fare, soprattutto possiamo dire, sottolineare questa cosa. Purtroppo Jill sembra il classico personaggio femminile scritto dai giapponesi, che non sono spesso capaci di scrivere personaggi femminili decentemente, per tutti i problemi derivanti dalla società e dalla cultura giapponese. Il problema è che non è questo il caso, perché Final Fantasy XVI è fatto dalle stesse persone che hanno fatto il 14 o che fanno il 14, che è stracolmo di personaggi femminili scritti coi controcazzi. Quindi ci stola. Quindi ma per esempio, ma ce ne sono tantissimi. Il primo, senza andare la coprotagonista. Esatto, appunto, senza andare a guardare i protagonisti, Sions, prima Jade ha nominato Fordola o Yotsuyo, che sono personaggi femminili della Madonna. Ce ne sono tanti. Stormblood ha fatto anche cose belle. Sì, le patch di Stormblood hanno fatto cose belle. Bene, Farei. Allora, Enzo, avete detto prima Puco T? Perché ho perso... Comunque, allora... Come si scrive? Allora, allora il personaggio è questo qua è proprio un mio odio verso tutto quello che rappresenta a livello videoludico, ossia Gaute. Ostia, capito. Gaute? Neanche mi ricordo chi... Ah, sì, Gaute. Gaute è il personaggio all'interno del rifugio che ci dà la possibilità di fare le subquest. Che si vedono nella mappa. Subquest che ci sono nella mappa. È totalmente inutile ai fini del gioco avere un personaggio che non dà nessuna evoluzione, perché Gaute è lì, veramente fa il belloccio del rifugio. Ma belloccio dove? Si è perso dei soldi ed è doppiato di malissimo. E tra l'altro anche a livello di lore è un pessimo elemento del rifugio, forse il peggiore, è proprio un coglione. Non perché perde i soldi, perché perde i soldi, là si scommette i soldi, gli altri devono tornare. Sì, una fortuna tra l'altro. Sì, era un oggetto che vale un sacco e poi Otto deve rimettere i soldi. Otto ha fatto anche cose buone. Non mi ricordavo neanche come si chiamasse. Comunque sì, Gaute. Purtroppo sì. Gaute. Io Gaute proprio lo odio visceralmente, perché rappresenta a livello di gameplay tutto quello che odio, ossia il fatto di una cosa ridondante. Io il fatto... Cioè, loro quando l'hanno presentato, Gaute sarà colui che vedrà le subquest. Io sono andato da Gaute e ho detto, ma sono le stesse identiche che ho nella mappa. Per cosa mi serve, cosa servi tu nel gioco? Assolutamente potevi avere niente. Qualunque altro ruolo, potevi fare qualunque altra cosa, potevi anche bloccarmi su questa nella mappa, almeno avevi un ruolo, parlavi, facevo... No, totalmente inutile. Se gli parli, parli per sbaglio, perché mi ci parli con Desire, parli con lui. L'unico motivo per cui parli esatto, con Esatto, è vero. Sembra quasi un tentativo di... Un'idea a livello di gameplay, di programmazione messa lì durante le fasi di produzione, che è stata, che gli hanno detto, cioè che mi immagino la riunione dove il responsabile del team creativo gli fa al tizio che ha dato l'idea, sì sì vai falla, poi la vediamo,
in fase di testing e poi se la sono scordata ed è rimasta dentro. Perché effettivamente non serve a niente. A livello di gameplay è lì. Poi ovviamente, ripeto, a quella quest sua finale che potrebbe anche peggiorare il personaggio sotto un certo punto di vista. E, attenzione, poter fare una cosa in più maniere dandoti la libertà di gestire il tuo modo di giocare è una cosa. Non è neanche brutto, sì. È una cosa positiva spesso nei giochi. Gaute è inutile. Non è un altro modo di fare le cose. È un modo inutile e lento di farle. È come se per fare un teleport preferisci magari o un menu ben architettato oppure dei teleport premendo su e giù. Ok. Però, ok. Ovviamente, ultima, come si dice, menzione d'onore alle quest, perché non sono esseri umani, quindi non sono le quest di Mid. Le quest di Mid penso siano le cose, cioè se fossero persone mettere proprio i punti esclamativi che ha Mid sopra di sé. Però non essendo esseri umani però questo forse risponde a un punto della lista dopo che è le cose che ti sono piaciute di meno diventerà la cosa che ti è piaciuta di meno perché sennò parliamo domattina diventerà Pedro, la cosa che ci è piaciuta di meno le queste di Mid siamo tutti le queste di Mid Fedro Blackthorn insopportabile, sempre malmostoso, sempre arrabbiato, sempre incazzato, probabilmente mezzo ubriaco. Perché mi fai perdere tempo? Ogni volta, veramente avrei preferito forgiarmele da solo le armi. Raga, adesso ti dirò una cosa che ti illuminerà però. Blackthorn è Jade se fosse un fabbro. No, ma Jade è carino coi clienti, io l'ho sentito. Coi clienti? Ma non è vero mai, non è vero mai, alcuni li tratta malissimo. Appena escono. Appena escono chiama me e Gaia e li prende in giro. Dicono che ha una bella evoluzione su questo, sono d'accordo. Infatti io sto parlando di simpatia in questo caso. La quest di Blackthorn in realtà è anche abbastanza carina, cioè non proprio evoluzione, però comunque si vede. Sono arrabbiato. Ora devo essere buono. Sono buono. Però sono arrabbiato. Però sono comunque arrabbiato. Però ci provano, solo che no, il personaggio non mi è piaciuto. Ogni volta veramente mi veniva male dover andare da lui per acquistare tutto una spada. Tempo migliorare. Di gioco sprecato rispetto alle cose che volevamo sapere. Esatto, ma questo è il discorso che abbiamo fatto anche io e te, Kala, in privato. È il solito problema che anche questo è un personaggio che porta via quelli che dovevano essere invece personaggi più importanti su cui era più utile concentrare la narrazione. Ma questo è un punto che secondo me adesso non è il caso di discutere, magari dopo. Facciamolo, sì. Bene, quindi però questi sono i personaggi odiati dal Mogut. Ah, io non vi ho detto le motivazioni del... Allora, io effettivamente, Annabella, perché rappresenta tutto ciò che posso odiare in una persona. È l'arrivismo puro... la sua fissazione però è scritta bene, ecco, in questo caso io la odio, ma ammetto che è scritta da Dio. Beh, il gioco ti porta a farlo, quindi è scritta bene, funziona, altrimenti non succederebbe. Ma è scritta bene perché è coerente con le sue motivazioni. Mai comunque, Annabella, rimane sempre uguale. Ti sei frizzato per un attimo, Pedro. Sì, rimane... È successo un... Sì, tra l'altro, ti vedo... No, ok, ti muovi. Okay. Ho visto anche un attimo. No, dicevo che Annabella in 18 anni è rimasta identica, ha cambiato solo il vestito, uguale, non ha un minimo... Vabbè, ma la magia. Sicuro che sei cambiato il vestito? Il botox fatto ingravidare dall'imperatore, vedi che ti mantiene. Mi pare che sia cambiato il vestito. Vabbè, ma in un mondo dove c'è sangue, sì, il vestito di Sunbreak, cioè quello. Un problema. Comunque, Cersei Lannister, dai, senza. Aspetta. Allora, a livello di quanto te la fanno odiare, sì. A livello della fissazione per il sangue, ma Cersei gli caga in testa. No, però intendeva è quel tipo di personaggio. È quel tipo di... È quel tipo di... Cioè, è fatta apposta per essere... Sì, l'abbiamo scritta per fartela odiare. È fatta apposta. Molto più cattiva di Ultima. E anche qui Luna era Cersei davvero, cioè... Vabbè. Però è bionda, dai, un film più glielo diamo. Era Lena Headey.
Esatto, nel film. Bene, quindi questi erano i personaggi più odiati dal Mogutalk. Mia Gaute, va. Toglimelo perché sennò mi marrà. Mamma mia, che schifo. Comunque, menzione d'onore. Potrebbe significare levati, Gaute, tipo qualcosa del genere. Quindi è perfetto. La mia menzione d'onore speciale, però, va ad Aladdin. Perché così è, così si chiama. Lubo. Perché non ho sopportato le sue quest. La sua linea narrativa mi ha proprio frantumato i cosiddetti. Si sono dimenticati di mettergli la mimica facciale a quel personaggio. Non so se tra parentesi, sì, no, ma perché lui lo hanno preso direttamente da Dragon Age 1. Proprio preso e messo lì. Una cheat. Sì, sì. Una mod, ma neanche di quelle fatte bene. Perfetto, passiamo al prossimo argomento. Intanto vedo che la chat si sta divertendo a prenderci in giro. Cesira. Giustamente. Sì, sì, giustamente, no, ma la chat è fantastica. Lord Bugia era un mio collega, quindi sa benissimo come tratto i clienti. Dai, Terence. Questa la so. Ma no, perché Terence? Allora, questa ha solo due risposte, sta domanda. Questa ha solo due risposte. Tre, se vogliamo esagerare. Combattimento preferito di ognuno di noi. Io qua non metterò a schermo le robe, perché tanto sono due veramente. Sì. Allora, partiamo al contrario, Fedro. Quello con cui combattimento preferito. Battaglia, cioè parli delle battaglie tra Icon, giusto? Tra Icon. Parlo di combattimento preferito. Tanto. Tu puoi anche dire Marlboro, per quel che mi riguarda. No. Adamant Toys. Contro il soldato. Allora, sono indeciso in realtà tra Kupka che si trasforma in titano e la battaglia contro Bahamut, ma no, lo scontro con Kupka mi è piaciuto di più anche per la musica super tamarra che c'è di sottofondo, e anche perché appunto mi piace il personaggio. Molto scenica, bella la parte in cui si corre con Ifrit verso di lui. E Attack on Titan. Sì, molto Attack on Titan. Però anche l'atmosfera generale, la fight poi sopra Titan mi è... L'era Platinum, secondo me. Mi ha convinto. Andiamo nell'ultima, lo scriveranno là. L'era Platinum, assolutamente. Secondo me l'era Platinum. Sì, sì, cioè, sì. Quantomeno... Non so comunque come era pensata. Ci sono bella due fight, le due fight migliori sono chiaramente state fatte da Platinum. Secondo non me. Lo so, non ho la certezza. Non lo sapremo cosa, mai. Sembrava, però... Hanno detto che lo diranno più avanti. Okay, magari lo scrivono nell'Ultimania. Sì, nell'Ultimania ci potrebbe essere. Però che lo scrivono. Sì, è vero. È una settimana manca. Farei. È Titan. Allora, Bahamut penso sia più bella, però il punto 2. Il mio combattimento preferito comunque quello con Titan. Titan ha tutto. Riesce ad avere la prima parte che è la corsa. La seconda parte che è la battaglia con Titan. No, prima c'è la battaglia con Titan, poi c'è la corsa. Poi c'è quello gigante. Poi c'è l'interno. Cioè riesce ad essere... Ognuna con una host che ho trovato... Tutte le host ho trovate belle. Che ricorda appunto il Titan del 14. Per quanto lì è una fase... Cioè è un luogo solo... Con Titan più o meno grande. Magari una volta attacchi Titan, una volta attacchi il cuore e così via... Con la host che cambia ripetizione fino a partire l'Overdweller Titan, Overdweller, come mi sta venendo il nome della canzone adesso, come si chiama? E questo Titan lo quella rispecchia... Quella del 14, dici? Quella sì, che sì, fa... Sì, sì. Titan! Non è Under the Way? Under the Way, sì. Mentre appunto nel 16 c'è la stessa cosa, ma in maniera globale, perché appunto abbiamo questa evoluzione sempre più grande, e... A parte affrontare anche Ugo personalmente, ma quello è separato. Appunto abbiamo Titan, Corsa, Titan Lost, che poi è Devil in giapponese, l'interno, lui che si mangia i cristalli per diventare appunto quella cosa enorme. Gli ho messo Titan, Per poi finire neanche pietrificato. Cioè lui, quando lo sconfiggiamo, lui vediamo già dissolversi. Sì, è proprio... Senza... Fatto. Senza contare che quando poi Ifrit distrugge il cristallo, quell'immagine è bellissima. Beh. Proprio dopo contro Titan, c'è l'immagine di Ifrit che distrugge il cristallo, c'è Ifrit a mezz'aria e lui che distrugge il cristallo, quello lì è un quadro da appendere. Poi si vede Barnabas rovina tutto. E non solo. Onesto. Cala. Bahamut, senza alcun dubbio, è stato il fight più figo nel gioco, quello che mi è pesato meno, anche se secondo me sono tutti un 30%
più lunghi di quello che dovrebbero essere, però quello che mi è piaciuto meno sicuramente è stato iper spettacolare PlayStation 5 che faceva ti prego basta, basta scene, basta, e quindi così è stato interessante. Però vabbè, tipo era un combattimento veramente esageratissimo di tutti i punti di vista, e poi il momento finale quando arriva apre il cielo, le ali, il mondo, ed è un altro quadro rispetto al filo cristallo, ma secondo me fa lo stesso effetto. È stata l'apoteosi, letteralmente. Proprio un combattimento magnifico, anche le varie fasi, comunque. Perché c'è il momento in cui proprio si fondono, c'è tutto l'insieme che ha funzionato strabene. E hai finalmente il pieno controllo della creatura, tra l'altro. Perché fino a quel momento era sempre un po' di più, un po' di più, esatto. Quindi, climax assolutamente del gioco. Anche per me è Bahamut a mani basse, proprio sia a livello di musica che a livello di gameplay. Sono d'accordo con te che poteva durare un po' meno tutte le fight degli Aikon, è una cosa che hai detto nel tuo video, nella quale sono molto d'accordo, potevano durare tutte un pelino meno. Ci sono delle fasi che si ripetono due volte che anche no, perché diventano pallose, perché non sono per niente difficili, quindi diventano veramente più che altro che passi ridondante. Da fare una cosa diversa e poi quella che avevi fatto prima, e cacchio, cosa serve? Non mi serve più, quindi è allungato per niente. Sì, esatto, e... tipo mi viene in mente la corsa, proprio la parte finale di Titan, no? La corsa nel tunnel, nel crepaccio. Sì, quella diciamo che poteva durare un po' meno. Boh, era figa perché c'è anche un momento cazzotto. Cioè, comunque, ci sono pezzi fighi. Io dico Bahamut perché effettivamente è stata troppo esaltante. Nonostante fossi arrabbiato, perché in quel momento non stavo capendo un tubo a livello di trama. Però poi per fortuna hanno corretto il tiro. Sì, vedo. Ti ricordi i miei commenti in privato? Sì, ero sclerato di brutto, io su quella parte lì del gioco. Sì, poi te la aggiustano quasi subito dopo, quindi. Ho messo le immagini, tra l'altro ti invito a guardarle. Jade? Del 14. Sì, sì. Titan del 14, vostro. Poi ho messo Bahamut. appena si influenza. Stesso motivo vostro, Bahamut, senza starci a dilungare. Molto vario, ha varie fasi in cui utilizzi alla fine sia te che Ifrit asceso, sia... Fenice, quindi più vario di Titan, anche se la musica di Titan in che senso Ifrit asceso? Io ho usato un Gurren Lagann. Sì. Ho usato il Gurren Lagann. Bugo di? Il Gurren Lagann. Madonna quanto vorrei clipparla, io ti giuro farò l'estratto di te, perché l'hai detto identico a prima. E vuoi fare ridere uguale a prima, comunque. Sei un bambino di 5 anni. Passa pure oltre, che le motivazioni sono le stesse vostre. Comunque, se ve lo stesse chiedendo nel pubblico, i Titan che vedete sono del 14, mentre Bahamut, se non lo sapete, non capisco come mai siete sul mio canale. È del 15, ovviamente c'era anche il miglior personaggio del 15 di fronte. Allora, la Aikon preferito, e perché proprio Leviatano? Perché non c'è, quindi questo è il migliore. Ok, pareggio... dai, Aikon preferito, dai, questa è facile, ne avevamo già parlato, in realtà tocca solo vedere se sono confermati o no. Chiama i nomi. Chiama. Io non li sapete. Scusa, i nomi vostri. Jade. Odino. Molto figo, troppo figo. Odino quando compare proprio ti impone la sua presenza. Passo al prossimo. Non ho idea. Andiamo veloci. Odino, io ci devo pensare. Cioè, e il design di Odino è tipo, oh mio Dio. Ma la regia con cui quando compare... Il momento esatto, il momento Gav, Clive... Oh, sì. Gav, un attimo. Cioè, quell'impatto lì è una cosa che poi... Eccezionale. L'ho messo in pausa e ho detto, vabbè, è troppo figo. Ok, però poi il problema è che arriviamo al punto dopo e dici, vabbè, vaffanculo. Però, comunque, Odino, assolutamente. Ci dovrei pensare, però direi a Garuda su come impatto, cioè come bellezza dell'Aikon, oltre al fatto che è l'unica che si affronta in una maniera anche un po' più elaborata. Non c'è la battaglia effettiva perché è un tutorial, però anche il fatto che affronti Cirate e Suparna per me è una bella evoluzione di Garuda in sé, il fatto che affronti i suoi minion prima, anche Odino ha un minion ma in realtà è solamente il cavallo che si monta.
E quindi per me è quello. Proprio... No, letteralmente se lo monta. Esatto, sì. Buco da che? Buco di? Basta. Tremendi. Beh, io ho già risposto prima a Ramu. Okay. Ramu, perché l'ho sempre apprezzato anche negli altri Final Fantasy, anche se qui, vabbè, non è tra le battaglie che andiamo ad affrontare, però è lei con Dissid, è un vecchio saggio. Mi ci rivedo un po' sul vecchio, meno sul saggio. Ah, infatti, dicevo. Quindi... Io... volevo ben dire, va bene l'arroganza, però... No, quella mai, lo sai. Si scherza. No, Ramu. Lamu, ok. Lamu, insomma. Aprire un capitolo a parte. Io sarò banale, ma come spesso accade nei Final Fantasy, il mio Eikon preferito per design, per anche tutto ciò che fa, è Ifrit. Beh, figo, eh. Cazzo da dire. Cioè. Perché sto Ifrit mi è piaciuto proprio tanto, e soprattutto se gli levi le corna è... a tutti gli effetti Godzilla, e quindi se levi le corna ha una fidanzata è Godzilla, se gli levi le corna è Godzilla, non parlare di questi argomenti, fare è Godzilla, provate a rimuovere, che Kalla me l'avevi mandato, aspetta che l'avevo cerco mandato. Sì, non era mio, però l'avevo trovato, però sì, lo cerco perché è perfetto, devo farlo vedere a tutti, eccolo qua. Altro. Senza le corna è un senza, senza le corna è Godzilla. È bellissimo lo stesso. È bellissimo lo stesso ed è Godzilla. Adesso secondo me tra le più fighe della saga come Ifrit, però credo che la grafica non gli renda giustizia, perché tutto quel roccioso lo fa un po' troppo grezzo, secondo me. E infatti è figo quando si fonde con Fenice. Poi cambia un po', però... L'unica pecca secondo me è quella, però il design è proprio bello. Sì, un bel design. Allora, adesso vi faccio vedere, giusto per perdere un po' di tempo, Ifrit senza corna. Che Dai, finisce. Film, ma sono tutti belli, non ce ne brutti, dai. Che, senso, però... che è Godzilla. Shiva, idem, anche lei, cioè. Stiamo parlando poco di Jill perché ci fa pena. Però... No, perché vogliamo essere coerenti con la narrazione. Esatto. No, dovremmo parlare di più allora, però senza dire niente. Come potete vedere, Ifrit senza corna è identico a Godzilla. Tra un po' arriverà, lo vedrete anche voi su YouTube. Ah, proprio quello. È quello della Lola. È quello della Lola. Esatto. Che bello. Cioè. Esattamente, è bellissimo. È bellissimo. Sì. Ma sembra appena nato. È bellissimo, sì, esatto. Si deve trasformare i capelli. È un bimbo. Anche di questo non dovresti parlare. Va bene. Gli argomenti, ci sono un sacco di argomenti che sono Peggy 18, non si possono trattare. Peggy 18. Comunque cosa dici, ci sbatti dentro. Peggy 18. Anche di questo non si può parlare. Buco di... Questa live sta prendendo una brutta piega. Chi se lo sarebbe mai aspettato, c'erano tutti i presupposti per fare una roba serissima e poco piacciona. La cosa che ci è piaciuta di più, parto io, non me lo ricordo. Vai Jade. La cosa che ci è piaciuta di più, la lingua pesante di Ifrit, di Clive a fine gioco quando saluta Jill. Okay. Mi ha lasciato basito, okay. Perché dicevo, cavolo, finalmente un bacio, quelli proprio del bacio. Ah, okay. quel bacio lì è stato rappresentativo di quello che aveva Final Fantasy XVI che gli altri non hanno avuto, e che Xenogears a suo tempo nel 98 invece c'è proprio una ciulata, ma perché anche Noctis ci prova a fare la lingua, però è un fantasma in quel momento, quindi no. Mi spiace, Noctis. Quando è che ci provano? Nella sigletta finale, quando c'è il main team che va. Vabbè, ma sono ragazzi. Hanno proprio toccato le labbra, e invece quell'altro proprio si vede che ancora un po' si vede la lingua da dietro il collo. Dopo 5 anni che non fanno niente. Sono 5 anni che stanno ribollendo, no? Sì, ok, la smetto. Anche lì, vabbè. Un testicolo grande quanto l'equatore ormai. Bene, perfetto. Kalandorf. Era un eco dei caduti. Un pochino, nel senso che ti giuro che ci ho pensato tutto ieri, ma non mi è venuto niente. Quindi dico, minchia, più di questo. Tante cose mi sono piaciute molto, ma se devo dire una cosa,
e qualche paesaggio mozzafiato, qualche inquadratura, qualche gioco di luce, qualcosa. Quello è stato minchia, ho detto vabbè, ok, mi fermo un attimo, guardo, stiamo lì fermo, non sta cambiando niente, non cambia neanche il tempo, però non importa, ok, guardiamo qua. Questo mi è piaciuto tanto, perché se penso alle scene di gioco ce ne sono tantissime fighe, ma ritornerei magari a qualcosa di particolare nel fight di Bahamut, o tornerei a una scena, un momento di una cutscene, non qualcosa di intero, no? E quindi preferisco dirti la scena mozzafiato che dici, ok, sono ambientato nella zona, faccio così, e che cos'è? Questo è stato il... Però io sono molto preso per il mondo di gioco, quindi può essere anche che deriva da quello, però è il mio, quindi... Ok, adesso rispondo io in modo serio, ovviamente, prima scherzavo. La cosa che a me è piaciuta di più di Final Fantasy XVI è quella che io l'ho letta così, è la filosofia dietro a questo racconto, a questa storia, che almeno io l'ho interpretata così, che è la lotta per una cosa semplicissima che viene data troppo spesso per scontata, ed è appunto il libero arbitrio, la possibilità di scegliere. Che noi abbiamo nella nostra vita, e quanto sia importante questa possibilità di scegliere, che è una cosa che spesso viene data per scontato sempre di più nella società odierna, e sempre di più viene pian piano tolta da tante cose, da tante piccole cose, dall'apparire, dal lavoro, dalle imposizioni e i dogmi della società, invece è una cosa importante per cui vale la pena lottare, vivere e morire anche. E questa cosa l'ho trovata molto molto potente. Infatti a me in realtà la trama di fondo, il concetto di fondo di questo gioco è piaciuto tantissimo, ed è il motivo per il quale Ultima e ciò che fa, che vuole fare, l'ho trovato estremamente terrificante da parte di un villain, nonostante non sia assolutamente uno dei migliori villain della storia. Anzi, forse è anche uno dei peggiori della serie, come caratterizzazione. Scusate, era un po' troppo seria questa risposta, forse. La cambio. Ho drammatizzato io con la mia scheda. La cambio. Ritratto. No, va benissimo. Il puntino che si vede dietro quando si gira Torgal. Vai, Fari. Il buco di... Fari. Allora, scusate, sono stato troppo serio. Allora, ritratto tutto. Allora, la mia è totalmente inaspettata, per quanto è sempre una cosa più empirica che altro. Cosa si... L'ha messa al contrario. Cala, era giusto prima. La velocità... Mi sa che era giusto prima. Ah, perché di là si vede in un altro modo, aspetta, allora ricambio. Vabbè, ma tanto come Ultima, va bene lo stesso. Come la legge fa sempre cagare. La volontà, la consapevolezza. La consapevolezza, esatto. Certo. Perché su Discord la vedo al contrario, quindi pensavo che rimandasse, vabbè, non lo so. Scusa, Fare, vai. Allora, è totalmente inaspettato quello che sto per dire, perché la cosa che più mi ha preso, che più mi ha fatto dire che bello, è una subquest. Momento di, come una subquest in uno dei giochi che ha le side quest più criticate. Vabbè, io ho detto il paesaggio. Forse ho capito, vediamo. Deve essere quella Sunbreak. C'è una subquest, non è una delle prime. Non è quella del... Ok. Non è quella di quelle due. Quella della dama. Quelle sono belle come scrittura, ma ce n'è una che mi è piaciuta totalmente, che è come oggetti, è una delle ultime, come oggetti. Praticamente una nel covo ci dice di andare in una sorta di prigione, che tra l'altro si chiama Balmung. È l'unica subquest col gameplay diverso. L'unica! Allora, c'è il tizio che devi trovarlo, invece è morto, e poi devi affrontare la bestia Acusa, che tra l'altro bella. È una caccia bellissima. Mi è piaciuta anche più di Svargo come caccia, più facile, però mi è piaciuta anche di più. E forse anche perché dopo tutte quelle subquest... pesanti, tutte uguali. Vedere una che mi ha alleggerito, dice, ma perché non sono... Vabbè, tutte così sarebbe stato forse magari un peggiorato. Perché non erano di più così? Perché devo andare a ricercare la subquest diversa per apprezzare la cosa? Che è una. È una. Solo è quella. È l'unica diversa dalle altre. Che mi è piaciuta davvero tanto, e forse anche lì in mezzo a tutte quelle subquest... purtroppo non brillanti dal punto di vista della realizzazione, non della scrittura, e me l'ha fatto ricordare, e ho il mio ricordo migliore è per quella su Quest. Come oggetti, bestia Acusa. Sì,
dice Christian, che poi quella parte ha una lore spaventosa, sì, vero, sì, vero, è veramente bella. E bene, chi manca? Fedro. Le dai, capitali, le viste da lontano, bellissime. Dai, ma smettila di fare il passivo aggressivo. Ma dai, perché non hai bevuto? Io avevo detto a giugno, raga, il Mogu Talk che faremo, lo facciamo. Io mi sono preso con l'alcol alla mano. Anzi, adesso vado, tu enuncia, poi mi farà un riassunto qualcuno. Io vado a prendere un'altra birra. Faccio l'omega run della... Vai, non sto scherzando. Yeah. No, vabbè, cos'è che mi è piaciuto? In realtà il world building potenzialmente era interessante e anche la scrittura del mondo, come era stata presentata, mi aveva convinto. Peccato che poi, vabbè, non si sia risolta in un qualcosa di abbastanza incompleto, però le basi erano belle. Cos'è che mi è piaciuto poi in realtà? Non saprei, perché... Io mi trovo abbastanza... Bene, tempo esaurito. Mi trovo abbastanza freddo sul gioco. Il prologo iniziale è molto bello. La parte della demo mi era piaciuta da matti. Tipo... E anche la scansione in tre periodi diversi l'ho apprezzata molto, anche perché ricorda uno dei miei JRPG preferiti. Dragon Quest 5, esatto. Quindi, che tra l'altro è stato fonte di ispirazione dichiarata. Però sì, diciamo che non è che ho trovato un elemento che mi ha proprio fatto gridare al miracolo. La canzone anche che cantano nel falò a Porta Fenice è fantastica. Cioè quel momento lì è fighissimo a livello registico. È uno dei momenti più alti, secondo me. No, più che altro il... mi dispiace, una cosa che mi aveva affascinato era il world building in pre-lancio del gioco. Poi vabbè, si è trasformato in altro e vabbè, non saprei. Cioè, è la cosa più importante. Se devo scegliere una cosa, è la suddivisione in tre momenti diversi. Quella mi è piaciuta. I famosi 13 anni di buio. Erano 10. Buio. Qua sono anche di più, sono 18, 20. Ebbene, allora, quindi adesso la cosa che ci è piaciuta di meno. Tu l'hai già detta... Fedro, mi allaccio dicendo che anche per me la cosa che mi è piaciuta di meno è stata non riuscire ad esplorare mezza città degna di tale nome, e che ci fosse, l'ho detto anche nella mia, chi ha guardato la mia blind run lo sa quanto questa cosa mi abbia snervato, a un certo punto diventano scuse, diventano palesi pretesti narrativi per distruggere la città nel momento in cui ci arriviamo. Sunbreak è no, too much, che cazzo, non c'è una città che visitiamo, e vi ricordate quanto eravamo esaltati quando le avevano fatte vedere sul sito, nei trailer? Ma anche perché hanno il dominio cristallino per anni ci hanno propinato questi artwork bellissimi, ma tra l'altro la prima immagine di Final Fantasy XVI è stato un artwork di Sunbreak, sì. E boh, non si può neanche vedere mezza via. Anche fatto vedere degli screen del mercatino, quella che poi abbiamo scoperto essere la taverna di Dalimil, la locanda di Dalimil. In realtà ci avevano fatto pensare che fosse proprio uno dei quartieri di Dalmechia. Di Dalmechia, sì. E invece Dalmechia non ci andiamo neanche. No, arriviamo alle porte. Sì, la vediamo da lontano. Vediamo le così come vediamo le porte di Sunbreak. Sì. E poi in stanza. Addirittura ci fanno vedere un filmato dove siamo a Sunbreak nel bordello. Ci fanno vedere due vie. Io mi aspettavo una sezione tipo wall marketing. Che gran giramento di cazzo che è stata questa cosa. Cioè, non c'è altro modo di dirlo. È stata veramente... No. Il fatto è che manca proprio una zona o comunque un luogo memorabile, secondo me, in Final Fantasy XVI. Attenzione, era la mia grande, è stata una mia grande critica anche al 15, tra parentesi, questa qua. Però nel 16 succede ancora di più. Nel 15 giriamo per altissimi. Sì, vabbè! Dimmi niente. Sì, ma è poco, giri poco rispetto alla... Non ti ricordi la cazzina iniziale quando ci arrivi? Quanto è grossa, altissima in teoria.
così come va bene. Non parliamo di insonnia, per l'amor di Dio. Ci sono dei quartieri, no, puoi no, girare. No, ma infatti nel 15 qualcosa nel 16 manco quello. Ebbene, l'unica vera città, se scudi 14 di Final Fantasy Rabanastre. Ma non credo, Ruben. Midgar, per dire. Anche del set originale sono riusciti. Ma lui sta parlando in ordine andando all'indietro. Post. Ma anche in realtà nel 13 si gira in una città che adesso non mi ricordo più come si chiama. Nel 13 giri nel 13 giri per un corridoio con intorno la città. Hai ragione. C'è anche Nautilus, ma ci vai tipo di fretta. L'ultima. Parlo di città esplorabile, di città che ci vivi un po' dentro, no? Appunto, anch'io avevo visto la scena nel bordello, mi ero detto, ecco, finalmente adesso vediamo quantomeno qualche via, qualche zona, un po' come la zona della... Ora non mi viene, alle porte di Sunbreak, no? Dove c'è la dama. Le praterie reali? Lì, cioè quella zona lì è un bel villaggio rurale, molto medievale, un po' più grande, ci sono dei viottoli, delle zone, è modellato bene a livello di piantina. Mi immaginavo una cosa del genere più grossa e anche un po' più... Sì, poi anche è un peccato non poter entrare in luoghi come il velo, eccetera, non c'è un interno in quel gioco. No, infatti, non... Ma non poi, se mi è permesso, veramente, poi non voglio risultare come troppo critico, io ho trovato una similitudine tra le quattro mappe pazzesca, sono sempre la stessa mappa con un pattern diverso. Secondo me cambia il colore, diciamo, esatto, come le magie. Cambia la palette cromatica, esatto. come le magie. Hai ragione, del cristallo. Ti devo passare, Dex, i suoni che ha fatto Zero per il mio Discord, perché sarebbero ancora più adatti rispetto a questi qui. Bravo Zero, bravo che non fai nulla per Mogu Talk. Bravo Mogu Talk. Bravo. complimenti. Il Mogu Choc. Cala. Cosa che mi è piaciuta di meno? Sì. Il pacing in questo gioco, cioè come è stata gestita tutta la struttura, la narrativa, le quest, quello che fai in una zona, tutto come procede, come l'hanno pensato, come ti deve forzare a fare una cosa piuttosto che un'altra, dove il libero arbitrio è solo perché lo dice ultima, se no tu nel gioco non ce l'hai davvero, e quindi cose varie, quindi quello assolutamente. Cioè la struttura del gioco, secondo me, ha... proprio si sgretola un po', ha proprio dei problemi. Ricordo che non devi mai usare come metro di paragone Zelda. No, vabbè, lasciamo stare, c'entra niente. Quello no, perché sennò è la fine proprio del videogioco. Ma posso paragonartelo a tantissimi altri JRPG o RPG in generale, dove comunque, o action anche in generale, dove comunque è un po' diverso. Però... Sì. O dove ci hanno provato, quantomeno, andando avanti nella serie, a provare a evolvere, a fare qualcosa, darti un po' di scelta, pure di ritmo gestito dal giocatore. In questo caso non è successo, e purtroppo le cose più o meno forzate sono anche quelle sviluppate meno bene. E di conseguenza è un muro quello che hai davanti. E inevitabilmente, salvo che uno non accetti davvero qualunque cosa, ti portano ad annoiarti magari in certe fasi e... aiuto. E quindi quello sicuramente è stato, più che un evento in sé, la struttura del... come è stato... Il corridoio di Final Fantasy 16, ok? Da qui a qui, dall'inizio alla fine, come vai? È perché è così, e non ha senso di essere così. Fedro, ma leggo nella chat, visto che Zero sa cose, mi sembra di capire, che ti stai trattenendo anche troppo. Ma non ti trattenere, basta che rimani in topic. No, vabbè. No, ma non ti trattenere, mica... non ti devi mica trattenere, ragazzi. Cioè, non è che vi sgrido. Vi sgrido se uscite dal topic. Altrimenti, cioè, se ti faccio una domanda, tu rispondi senza trattenere. Io proprio... ludicamente non l'ho digerito, cioè, per me sarebbero solo insulti al 16 se dovessi parlare come dovrei parlare, proprio perché parlando soggettivamente, non oggettivamente, perché oggettivamente ha degli aspetti positivi, però è proprio un gioco che mi ha annoiato da matti, ma proprio quando l'ho finito ero contento, e non mi è mai successo con nessun Final Fantasy, neanche con... A me col 6... addirittura l'ultima sul 6 quando l'ho giocato adesso di recente, sì, non ne potevo più
non ne potevo più. Invece l'ho finito anche abbastanza in fretta, aggiungo che ero a casa malato, quindi ho avuto il tempo di giocare. Però il 16 io sono arrivato a un punto, ossia verso la parte con Barnabas. Ma infatti anche io ricordavo che ti eri fermato a un certo punto. E anch'io lo mi ricordavo. Perché mi ricordo anche di aver detto una cosa, non mi ricordo se a te direttamente o a Jade in risposta al fatto che mi diceva che ti eri fermato, che se uno se una cosa ma proprio mi annoiava mollarla. Ma non perché io dica non vale il discorso i vecchi Final Fantasy sono meglio, anche perché è proprio una questione che per me è un gioco un gioco pensato per la massa, un gioco che non ha... L'ho trovato anche anonimo su Fedro, certi punti rispetto ad... scusami, però tutti sono pensati per la massa. Sì, ma parliamoci chiaro. Tu da fan, sì, da fan di Dragon Quest dovresti odiarla tutta la saga di Final Fantasy da sto punto di vista, perché Final Fantasy è nato copiando Dragon Quest per la massa. Per carità, è vero, però... Nasce così. Aveva comunque una sua difficoltà, aveva comunque... I capitoli precedenti... avevano un sistema di gioco che non era esattamente immediato per tutti. Qui sembra che Sony ci abbia messo lo zampino, e ripeto, non lo so, è una supposizione la mia, per il quale questo gioco doveva essere talmente semplice da arrivare a qualsiasi persona. Veramente, lo può giocare uno ubriaco e far fuori il boss. Ma, ripeto, ho visto un saluto alla compagnia di fare che ho visto così di sfuggita al suo gomito. Quindi, stonks. Ripeto, da questo punto di vista, poi chiuderei questa parentesi, sì, infatti, aperta da zero sulla chat, quindi responsabilità totalmente sua, non ci dissociamo. Da questo punto di vista mi sento di dire che non sono per niente d'accordo, nel senso che la difficoltà in un videogioco di questo tipo è molto raro trovarla, e sta al giocatore evitare di fare button smashing o di annoiarsi o addormentarsi durante una fight, se il gioco ti dà la possibilità, e in questo caso te la dà, esattamente come succede in un botto di altri titoli. Mi vengono esempi di ogni tipo. Adesso ti faccio proprio l'esempio definitivo di un gioco che conosciamo tu, io, Kala, di sicuro. In Zelda, sia Breath of the Wild, ma soprattutto quest'ultimo Zelda, tu lo puoi affrontare, ovviamente il gioco te lo permette, in tantissimi modi diversi. Lo puoi affrontare come una persona intelligente, quindi avendo un grado di sfida che ti dai tu stesso, quindi avanzando per il gioco come calandoti in Hyrule, esatto, calandoti in Hyrule e in tutti i suoi sistemi, oppure puoi accedere alle torri, saltare e fare e veleggiare dappertutto e sbloccare tutto nella maniera più semplice della storia, farmare così alla velocità della luce, farti farti un botto di cuori. Senta, ma al sottosuolo come me la gira questa cosa? Al sottosuolo puoi evitarlo. Puoi finire il gioco senza neanche andarci. Lo so, sono d'accordo con te. Però lo puoi fare. Però lo puoi fare. Cioè, puoi affrontare il gioco in maniera semplicissima, senza nessuno sbatti. Sta al giocatore sbattersi. Stessa cosa in Devil May Cry. Devil May Cry, qualsiasi tranne il 2... puoi giocarli tranne l'1 e il 2, puoi giocarli senza sbatterti, schiacci sempre le stesse cose a caso e lo giochi senza sbatterti. Tekken, andiamo a parlare dei picchiaduro. Poi tu hai fatto un esempio perfetto nel tuo video, Kala. Cioè, tu Street Fighter 2 puoi fare le combo a parata di Chun-Li che abbiamo visto tutti nei mondiali, che è una cosa che, oh mio Dio, come cazzo è stata fatta, e puoi anche continuare a spammare a Hadouken. Sta a te. Quindi, secondo me, i discorsi sulle difficoltà nei videogiochi lasciano un po' il tempo che trovano, soprattutto quando il metro di paragone al giorno d'oggi non lo prendere, non è un cazzatone, Fedro. Sto facendo un discorso un po' più ampio, nemmeno io sono d'accordo. Perché mi sembra che sia così. Cioè, il metro di paragone della difficoltà dei videogiochi adesso qual è? Dark Souls. Dark Souls, che è difficile perché è programmato male, però.
No, non sempre, dai, non è vero. No, raga, cioè, Dark Souls è un gioco difficile. Ghost and Goblins cos'è allora? Ma il problema, io posso dire una cosa, sul 16 secondo me c'è proprio un elemento che ammazza tutto, anche se uno vuole rendersi la sfida più difficile, non può farlo, perché se tu fai un game over, il gioco ti riporta esattamente alla fase in cui sei arrivato con il boss, con le pozioni piene, non esiste il game over, è la distruzione completa del concetto di videogioco. Ma alla fase in che senso? Ed è grave, ma è grave, se tu fai prendiamo un esempio. Cioè, la tipo battaglia, a metà fase, dici? Ti rimetti a metà fase, non ti fa neanche le questo, no, questo tutto, non lo sapevo, non lo sapevo perché tutto, non mi è successo. Con tutto refullato, ed è una cosa di game design abominevole dal mio punto di vista, è gravissima per un Final Fantasy. Sarebbe bastato aggiungere degli status. È quello. No, no, ma su questo non ci piove, raga. Notificazione al gameplay e finiva tutto. Raga, ma su questo non ci piove, cioè queste criticità le ho date anch'io. Quello che dici tu è il giocatore che magari non viene stimolato perché il gameplay ti viene presentato come semplice, quindi il giocatore tale non vuole magari stare a strutturarsi un gameplay perché tanto basta premere X quadrato. Come nel 15, no? Ok, momento. Un conto è una cosa del genere, che secondo me è più vera nel 16 che nel 15, tra parentesi. Un conto è il gioco che ti dà diversi livelli di difficoltà e tu ci passi di fianco perché non vuoi neanche scontrarti con questi livelli. È molto diversa la cosa dal giocatore che non c'ha voglia, che non c'ha sbatti perché magari non è invogliato, magari anche per colpa del gioco, l'elemento c'è, ma io faccio in modo che me ne vado. Quello è Zelda, come l'hai descritto, anche se poi sono generi completamente diversi, ma vabbè. Però no, era per fare un esempio estremo, cioè anche Tekken è un esempio diverso, però il concetto è quello. Sì, sì, però in Zelda però c'è. E in Tekken, se tu, o in Street Fighter, se tu fai Hadouken, lo fai col tuo computer. Nel momento in cui ti becchi una persona capace... Ma vabbè, è ovvio, ti trita! È ovvio. Ok, quindi è sempre un discorso di... Un conto è il giocatore... Il giocatore ha una parte di colpa, nel senso che è grazie a questo tipo di approccio che i giochi stanno diventando in questo modo, ma in realtà sono a più livelli. In Bayonetta, è un esempio che faccio, c'è un'opzione per le combo intere monotasto. Cioè io premo esattamente un tasto solo e quella fa le combo della Madonna. Sì, che c'è anche nel 15. C'è anche nel 15, come nel 16. C'è qualcosa del genere, però in Bayonetta immagina quanti miliardi di combo ci sono sviluppati sulle armi, specialmente nel primo. Questo è perché quel gioco vuole essere più accessibile per più persone possibile. No, no, ma su questo, che non ce la fanno, su questo non ci ma piove. Non avere. Infatti la mia critica non era al discorso che faceva Fedro, mi sono agganciato per fare una critica un po' più ampia, perché io la maggior parte delle critiche su questa cosa che ho trovato in giro e che ho letto in giro e che ho sentito in giro, non sto parlando dei presenti, riguarda proprio il non volersi sbattere minimamente a fare le cose. Riguarda il ritrovarsi gli anelli perché uno ha schiacciato story mode a caso senza leggere in italiano due righe di testo, e ritrovarsi gli anelli equipaggiati, non aprire mai il menu per guardare che cosa fanno gli oggetti e ritrovarsi lì con un gioco semplice a schiacciare, X, che poi non è vero perché si schiaccia quadrato, quindi vero. Tralasciando l'anello, quindi ci riferiamo al 15, in Final Fantasy 16 ce l'hai avuto un Angelus, come cazzo si chiama così, ricordatemi, sì, Ossa. Come mostro forte, l'MX del 15, esatto. E che poi è segretissimo, tra l'altro. Può capitare quello che capitava random. Sì, l'Angelus MX 0. Esatto. No. C'era la sfida grossa. E arrivato a un certo punto nel gioco, anche a livello cappato, oltre al fatto che c'erano i dungeon senza oggetti, oltre al fatto che queste cose qua, quindi c'era a livello di sfida volendo, ma nel 16 ci sono anche le crono cose, quindi perché, sì, infatti nel 16 ci sono anche gli oggetti che ti danno diverso. Le cacce se non prendi danni, cioè ci sono un po' cose, però è proprio, mio Dio, cioè, però è strutturato per, è più, secondo me il 15 è più strutturato attorno a un possibile game over, perché la crisi, quante volte ti capita? Tu puoi dire, vabbè, ma non muoio perché uso l'elisir, ho capito, ma quelli continuano a shortarti in faccia, quindi o tu fai così e ti prendi gli scaffi e sei contento, oppure cerchi di reagire, quello è lo stimolo, no? Sì, poi sì, molta sì. Gente tiene premuto cerchio, va bene, però no, in realtà, ma il gioco ti sta dicendo, no, fai qualcosa. Sono d'accordo, però definirlo... Invece in 16 no. Definirlo la roba più semplice del pianeta, vabbè, mi sembra un po' esagerato, no. Tutto qua. No, però diciamo che è fatto in modo sicuramente per essere il più accessibile possibile. Accessibile, semplice, e questo non ci piove. Quello sicuramente sì, non è per forza di cose un difetto, ma per chi magari chiedeva qualcosa in più, quel qualcosa in più non è stato offerto nel gioco. Tutto qua. Una mancanza, se vogliamo definirla. Sì.
No, ma su questo non ci piove, ma più che lo zampino di Sony ci metterei lo zampino di tutte le major degli ultimi 15 anni. Sì. Cioè, è il risultato di 15 anni di rincoglionimento dei giocatori, che poi in realtà non è vero, non è che si sono rincoglioniti i giocatori, è che i rincoglioniti sono diventati giocatori. Ma anzi, in questo periodo vanno molto più di moda i giochi un pochettino più complessi. Cazzo, è uscito Baldur's Gate, ragazzi, sta facendo le cose del mondo. In questo momento... quello che noi notiamo e che quindi secondo noi va più di moda. Sì, no, beh, rispetto... Beh, ho capito, ma questi sono comunque pensati per essere il gioco... Noi vai su Twitch, le live che fanno Fortnite fanno comunque più numeri. Ah, sì, ok, certo, momento. Fortnite non è un gioco facile. No, no, ma in senso... il tipo di approccio è sempre... Io non riuscirei mai a replicare quello che vedo nei video. No, ma è ovvio, però il tipo di approccio è sempre quello casual ormai. Cioè, sì, sì, certo, ok. Vabbè, comunque abbiamo iper divagato, di nuovo tutta colpa di Zero, che non so neanche perché è morto. No, comunque non volevo sollevare un polverone. Anzi, l'ho sollevato io volontariamente, tranquillo. Però è comunque colpa di Zero. Quindi tutti noi, sempre colpa di Zero. Quindi tutti noi ci dissociamo. Soprattutto Jade che si è frizzato. No, ci sono. No, perché io ho lasciato gli anelli e me ne sono strabattuto. Cioè. No, ma infatti... Ho lasciato gli anelli dall'inizio dicendo ragazzi non c'ho voglia di sbattermi, però non mi sono completamente infettato. La difficoltà per Jade è stata quali anelli equipaggio, perché non posso metterli tutti. Era drammatico, però ammetto che non mi sono mai lamentato del gameplay e non ho parlato del gameplay. Hai fatto una premessa giusta nel tuo video, infatti. Non essere così interessato. Cioè. Non ne so, quindi me ne sto. Non è mai neanche stato nella mia... Cioè, non mi sono... In nessun Final Fantasy... anche nel 15 sono andato avanti senza sbattermi. Cioè, anche chi mi segue nelle live tendenzialmente salto tutto quello che è... la complicatezza, metto sempre a facile perché voglio vedere la trama, quindi un altro focus. Non mi ricordo se abbiamo risposto tutti alla domanda. No, non ho risposto io, ma vado velocissimo. Nulla. Ehi, mi sentite? Sì, sì, sì. Ok. I sbalzi di ritmo sin dall'inizio mi hanno rovinato l'esperienza di gioco, arrivando fino a un punto in cui non ce la facevo più, e le quest di Mid famose sono state proprio un abisso. E le quest di Mid? Questa spuntava dal nulla e ho fatto delle cose oggettivamente inutili e stupide. Facciamo un'aeronave. Cioè, dove cazzo è l'aeronave? Dove minchia è l'aeronave? Poi la nave ci è servita per... L'aeronave c'è. È il rifugio. Il picco negativo sono le quest di Mid dopo l'incontro con Barnabas. Quella quest di Mid è stato il momento in cui ho deciso di non stare, cioè da quel momento in poi l'ho presa con ironia e ho smesso di incavolarmi. Amica tua, cioè avete giocato insieme e avete deciso di esatto Jade e ironia prossimamente su no, su Re-Educational Channel prossimamente chi ha visto il mio pezzettino della dei mondi cioè in un Game Boy no. Dentro al jukebox, ma è quello di Kingdom Hearts? No, è un ok, quello tra Tamarro, era la materia di cui sono fatti i sogni, era dentro un esatto, sì, dentro il jukebox, che poi noi le diamo sta roba che non sappiamo esattamente bene che cos'è, lei in 5 minuti scarsi. È così, e deve dare energia alla nave più grande del pianeta. Non mi serve il diario intero, mi bastano alcune pagine a caso. Sì. All'interno di un oggetto rubato dal 14. Sì, non lo sapevo. Il jukebox è roba del 14. Jukebox, ok. Ah no, pensavo il cazzillo, non il jukebox. No. Boh, quindi io ho chiuso. Gli sbalzi di ritmo sono debilitanti e mi hanno rovinato l'esperienza di gioco. Quindi, visto che ti hanno rovinato l'esperienza di gioco, alla fine, secondo te, chi è vivo e chi è morto? La grande domanda. Secondo me è vivo quello che ha scritto il libro.
Quindi si è scritto il libro. Allora, c'è da dire una cosa, che il libro in mano ce l'aveva anche quando andava a studiare gli affreschi, eh? Quindi magari l'aveva scritto prima. Però, secondo me, evidentemente, no, e non mi sembra che ci sia nulla da discutere, è morto Clive ed è vivo Joshua, e anche Dion ci ha lasciati. Evidentemente, addirittura. Beh, su Dion credo che nessuno abbia mai accesso. Quello più in dubbio di tutti. Ma veramente? Ma si è fatto un volo di 2,5 km da incoscienza. Sapete cosa è successo a un corpo umano quando si schianta a terra da un'altezza simile? Hai notato cosa è successo a Fenice quando le hanno staccato le braccia e hanno infilato robe dentro il suo corpo? Quello è un buco di trama. A parte questo, io Bamut, oddio, Dion, però sicuramente Clive è morto, perché io lo trovo evidente, ci ha fatto un video fare apposta. E io lo trovo evidente, quindi. E ha ragione, ok. Dion morto, Clive morto e Joshua vivo. Passo, Cala. Passo. Sid, siamo sicuri? No, il dubbio. Non pensa mai, perché magari... allora, i due bambini, alla fine, dopo 1000 anni, quanto è passato, sicuramente sono vivi. Dai! Ma non è detto! Ma lo sai che io ho sempre pensato, dopo che ho visto quella cosa lì, ho sempre pensato, momento, ma quindi non è successo un cazzo, ed era una favoletta letta in un libro e basta? Quindi nessuno... No, era la Bibbia! Tutti leggiamo il feed di Cala, è vero, era la Bibbia, perché questa è una battuta che è spuntata fuori sotto feed. Però io ho avuto quella sensazione lì, poi chiaramente non sarà così, però vedere quella scena, che può significare tantissime cose in realtà, mi ha portato a pensare che ok, era tutta una fiaba, un racconto, e quindi quello che abbiamo vissuto è stata una sorta di leggenda, una fiabona raccontata, perché appunto Final Fantasy è scritto da... E quindi Squall is dead. E quindi Squall is dead, forse, chi lo sa, alla fine primo disco, magari no, però comunque questo è. Quindi se invece devo pensarla più terra terra sul gioco... Non sono così convinto di Clive solo per l'alba, che però in realtà è un messaggio positivo, è diverso, è una cosa diversa, è una cosa che si vede anche molto spesso negli anime. Quindi il momento in cui lei vede il sole sorgere, la musica è finita, dice la luce, ok, dice oh mio Dio. Nulla. Però credo che Clive sia morto, che Joshua, in realtà che Joshua sia morto lo stesso, perché... Ah, quindi Clive si mette l'impo nelle mani a Joshua giusto per rimettere un po' a posto il cadavere. Il problema è che io non... riesco a pensare al fatto che lui di colpo ci abbia questo potere dei pianeti eccetera, perché Ultima non ce l'ha questa cosa, ok, Ultima ha avuto la creazione, ma quella cosa lì non l'ho mai vista fare da lui, quindi ok, gli hai preso il potere di plasmare tutto il mondo, d'accordo, togli la magia, va bene. C'è una cosa sulla quale bisogna ricordarsi, due paroline in giapponese. Ultima viene spesso da chi ragiona sul fatto ha imposto le mani, lui ha un potere divino. Non è vero un cazzo, Ultima non è un dio. Beh, agli occhi delle persone sì, perché ha un potere. Non è un dio, è l'elemento del collettivo della sua razza. Ha dei poteri semidivini, ma non è un dio. Non lo sai è. Cos'è che si associa alla creazione? Perché questo è stato, di conseguenza. Però non è un dio a conti fatti. Non lo è. Perché anche lui è vittima di una cosa più grossa di lui e non ha creato lui quel mondo. Il mondo. Viene in mente un certo Xenoblade Chronicles 3. Per esempio, esatto. Tra l'altro, origine. Non so se lo sapete, il doppiatore giapponese di Ultima è lo stesso di Zeta. No, vabbè. Sì. Non bastava Origine. C'è davvero lui? Non so perché non l'avevo visto in giapponese. Vai a vedere. È questo il contributo di di Monolith sarebbe stato. Monolith c'è tanto in questo gioco, volendo, non così. Comunque non ho voluto tirare fuori nulla io per dire niente, c'era Rico qua. Comunque sono d'accordo con te, secondo me è tutta una favoletta e il libro... il libro è stato scritto da un certo Joshua Ross. John Connor, che boh. Vabbè, Farei? Mi si è frizzato tutto. Farei, allora. L'hai detto in un video, quindi siamo a posto. Fedro,
Raccogliamo il mio video in diretta. No, allora, c'è da dire una piccola premessa. Infatti, mi è crashato la live che stavo seguendo, quindi vi vedo tutti fermi, ma spero che qua siete attivi. No, no, io allora, ci vedo attivi. Ok, ultima dice una frase che è rimasta solo in giapponese, perché sia mai che arrivava da noi tutto. Ci sono delle piccole imperfezioni tra giapponese e altre lingue. E ultima dice che l'ultima cosa che vuole fare, quindi il motivo per cui vuole assorbire Mythos, sì, è per resuscitare tutta la sua stirpe utilizzando la magia Raze. Lui sta accumulando il potere di Mythos perché lui vuole usare Raze, che ricorda molto lo Stranger, visto così, però ascoltiamo un attimo lo Stranger. Questo in italiano non me lo ricordo proprio. No, no, lo dice nessuno, lo dice solo in giapponese. Ah, ok, lo dice solo in giapponese. Sì, c'è una magia, ha un termine lunghissimo, ce l'ho scritto in giapponese, ma non mi ricordo. Quindi Joshua è vivo per i giapponesi. Quindi, cioè, ultima, con tutti gli Eikon, avrebbe il potere, ha il potere, ha il suo obiettivo, ha il potere di resuscitare. Con tutti. Come gli Ashan, vuole ritirare in su la sua razza. Con tutti. Quindi per questo tutti quindi tralasciando il fatto è fallace che la tua teoria, è fallace il gioco questa cosa. Comunque, giusto per dire che quello che ci mostra il gioco, a parte Dion, per me non ha neanche senso parlarne perché lo vogliono far morire. I giapponesi hanno questa cosa del fatto che se ti fanno vedere la conclusione di un personaggio muore, probabilmente muore. Se parla al telefono piangendo, probabilmente due scene dopo muore. Quindi, se vero, c'è questa cosa del Dion ha tre conclusioni, una dietro l'altra, e muore. Gli spara, che tra l'altro muore anche in maniera un po' stupida. Guarda, non gli facciamo niente, però io mi metto in mezzo. Oh, mi hai bucato l'ala, io ti ammazzo. Va bene, se non altro gli ha bucato l'ala, siamo tutti a posto così. Con Clive e Joshua c'è questa sorta di parallelismo che comunque in un gioco che ha una regia che riesce comunque a rispondere ai suoi dubbi, se scudiamo la stronzata del doppio cappuccio, ma riesce comunque a rispondere ai diversi dubbi solo con gli occhiate. Ricordiamo, un'occhiata di Benedicta ha mostrato che stava usando Ugo, solo con gli occhi di Benedicta si capiva che stava usando Ugo, solo con gli occhi di Annabella si capiva che ce l'aveva con tutti. Quindi un titolo che utilizza più macro espressioni, micro espressioni, che macro espressioni, che parlato. Tra l'altro Yoshida stesso ha detto che hanno tagliato un po' il parlato per budget e hanno preferito puntare più sulle espressioni. Quindi, ok, taglia. Quindi, sono delle idee che se mi fai vedere Clive che resuscita Joshua è resuscitato. Perché se no sarebbe una scena totalmente inutile. Mi ha mostrato proprio il potere di Raze, il potere effettivo di Raze, mancante di un pezzo. Non può essere non può essere semplicemente un tentativo. Ma gli ha ricomposto il corpo. Non parlate in 27, per favore. Più che altro, cioè, non c'è niente che faccia pensare che sia solo un tentativo. Cioè, io, da persona che vede la scena... Bastava respirare, un lieve respiro da parte di Joshua, un cenno di micromovimento, no, niente. Ma quello serve a lasciare il finale aperto. Vabbè, allora sei... Vabbè. Ma dicevi, Cala, scusa. L'hanno detto. Sì, è vero che l'hanno detto. Poi contraddizioni. Adesso dovrei riguardare la scena, perché magari ricordo male ed è possibile, ma... Quando Clive usa il potere della Fenice, non qualcosa di diverso. Il potere totale, usa il potere di ultima. No, ok, però quello che tu vedi è come quando Joshua lo fa lui, con la mano. Perché lui ha anche il potere di Fenice, ma lui ha il potere in quel momento di Mythos. Quindi secondo te hanno fatto un'animazione identica solo perché... Perché sono spalle, non sanno lavorare. Anche in Final Fantasy XIV impone le mani sia per attunare i cristalli che per accendere le luci. No, ok, va bene. Quando il Wall parla fa così. Però se mi devi manifestare un potere differente, mi dai anche solo un colore diverso alla fiamma. Invece mi sembrava proprio la stessa cosa che fa Joshua quando ripara. E di colori diversi in Final Fantasy XVI ne sanno qualcosa. È abbastanza, dicendo che la Fenice può solo curare il corpo e non riportare in vita i morti. Lo dicono proprio che non può riportare in vita i morti. Sì, la Fenice. Vabbè, è un potere più, ma quel potere più non è completo. Comunque. E quindi secondo me, non avendone la certezza,
completo comunque non lo è neanche alla fine. Completo non lo è. E per questo le vai a dare il più grande problema di Final Fantasy XVI. Bastava non nominarlo nemmeno. Tra l'altro è un problema, ci fate caso al paradosso della stupidità dell'esistenza di Leviathan. L'hanno messo dentro. Allora, se non lo mettevano, filava tutto. Lo hanno voluto mettere dentro, rendendo quindi impossibile, tra virgolette, la completezza di Mythos. Per cui Ultima si è fottuto da solo, perché l'ha distrutto Ultima. Non so se avete fatto mente locale al fatto che Leviathan diventa il perduto dopo il ciocco fatto da Ultima, perché gli erano girate le balle, questi umani. Dopo adesso gli insegno io a questi umani a stare al loro posto. Buco e si perde un Eikon. Buco di? Esatto. No, che bella compilation lì, che esce fuori. Dex, lì secondo me hanno voluto fare in maniera di lasciare al giocatore il dubbio sul numero degli Eikon in ballo, che dovevano essere 8/7, perché dovevano farti pensare che Ifrit e Fenice fossero separati. Ma a quel punto ormai si era già capito. Sì, esatto, però dopo è un errore di trama. Leviathan è proprio un problema. La trama funzionerebbe perfettamente senza di lui. È che l'avevano disegnato nell'affresco, tocca nominarlo. E poi mancava un elemento comunque. C'è anche l'ingresso di una struttura, ne parlavo un paio di settimane fa. Che la trovi all'inizio, Nel percorso verso Porta Fenice, verso la Poditerio. Nelle Terre Morte c'è una porta. C'è una porta con un cristallo blu, quindi... Ah, ci vuole essere un Blade ancora, oppure... Fedro, secondo te chi è morto? Io sono portato a pensare che Clive alla fine sia effettivamente morto con, il braccio che pian piano diventa di pietra, eccetera, non lo so. Non ci ho fatto troppe teorie, dico la verità, perché finito il gioco proprio ho pensato ad altro. Birra! Però Joshua lo vedo vivo. Joshua lo vedo chiaramente vivo per i motivi che ha spiegato Brian prima. Quindi, perché comunque c'è una scena che è troppo marcata per far sì che sia il contrario. Piccola parentesi, e anche il libro... Partiamo dal presupposto che di fatto nessuno lo è, perché comunque il post-credit rimanda a chissà quanto dopo. Sì, di vecchiaia. Se quella cosa è vera, nessuno è vivo, a prescindere. Però è vivo dopo gli eventi lì. Okay. Dopo, sì. Ma per me il libro l'ha scritto tranquillamente lui. Io l'ho visto un po' come una sorta di apostolo del fratello. Io, mi sono fatto un po' un'idea mentale. Un'idea mentale stupida di un Clive come Gesù Cristo, in un certo senso, che si immola per il... Tra l'altro la stessa età, a 33 anni. Tra l'altro ha proprio la stessa età, 33 anni. È un po' il Gesù Cristo che si immola per Malistea, l'ho vista così, in maniera molto... Io sono sincero, parlo in maniera abbastanza superficiale in questo caso, perché non ho fatto analisi grosse di trama, ho fruito del gioco... Però poi mi sono fermato lì perché davvero avevo bisogno di giocare altro. Mi sono buttato. Ah, ma penso come più... tutti noi, in realtà. 14. Però sì, no. Preferirei così. Cioè, vorrei autoconvincermi anch'io così. È che proprio con Final Fantasy VII sono rimasto. Con Remake, sono rimasto settimane a pensare a cosa potesse succedere, a cosa era accaduto in quel finale. Qui invece finito. È anche fatto. Poi ovvio. E come dicevamo prima, è fatto apposta perché computer, certo, va avanti sicuramente. Però non lo so, non mi ha lasciato proprio niente, quindi per me è finito, detto che sia vivo che sia morto, non me ne frega niente, perché è proprio un gioco che ripeto, sono ridondante, però non avendo avuto questo interesse, io a una certa la trama ho smesso di seguirla perché mi aspettavo un intrigo politico. E avrei voluto qualcosa di un po' più alla Game of Thrones, tra virgolette. Invece la parte iniziale è molto occidentale e poi diventa comunque molto giapponese. Esatto. Nell'ultima parte. Nonostante le quest secondarie invece continuino a essere molto di impronta occidentale. E... Comunque si detta molto rapidamente Joshua vivo, che scrive le memorie del fratello che sostanzialmente è morto.
per la salvezza di Valistea, eliminando poi dal giusto mondo per citare tutto... la chat, cosa che non faccio mai, scusatemi, faccio schifo, c'era Martina prima che scriveva, però un elemento particolare è che il gioco inizia con la narrazione e finisce con la narrazione e la voce è Clive, è il doppiatore di Clive, la voce anche Noctis, certo. Ringrazia alla fine del 15, ma infatti alla fine, ma infatti alla fine del 15, che potete trovare sui canali miei e di Jade in una bellissima playlist, Noctis è vivo, è il libro e felicemente libro. Sposato e felicemente sposato con bambini. Comunque sì, bella, mi è piaciuta l'interpretazione che hai dato comunque, Fedro, di Joshua come apostolo del fratello, che ci sta, cioè se è sopravvissuto ci sta che abbia finito il libro che appunto, come diceva Jade, si porta appresso, quindi lo stava già scrivendo. Ecco, per me non è una finzione anche per un motivo che in realtà Jade ha mostrato in un suo vecchio videoteoria. All'interno di quel volume ci sono proprio dei capitoli che parlano di alcuni elementi del mondo, quindi non è solo una narrazione della storia di Clive, ma anche della storia di Valistea, perlomeno è un'enciclopedia, è il Silmarillion, esatto. Tra l'altro, tra virgolette, tra parentesi, in quei pezzi che avevo trovato online, che avevano tradotto, parla di Leviathan, parla delle terre settentrionali dove non andremo mai, non vediamo mai, esatto. Quindi vediamo nel filmato con Josh per un secondo. Sulla fiction ci credo poco. L'unica cosa che un po' mi lascia lì è il titolo Final Fantasy, però vabbè. Quello è fan service. Sì, esatto, cioè. Però vediamo sto gioco, sto libro. Chiamiamolo come il gioco. Però questa cosa qua c'è scritto soltanto nel trailer, eh. È scritto Final Fantasy, in quello che si vede alla fine del gioco. Sì, c'è ne sotto. Madonna, se c'è. È scritto che miseria, che tamarrata, ma non... Vabbè. Fedro, ma visto che io e te ci abbiamo fatto una live splendida a riguardo, non ti hanno dato fastidio quei due elementi presi violentemente a gamba tesa da Chrono Cross? Oddio, quali nello specifico, Dex? Allora, uno l'abbiamo appena nominato, inizio e chiusura nel volume, sì, è vero, prima scena, e l'altro e l'altro è il fatto che l'intero videogioco è ambientato in quello che sostanzialmente è poco più di un arcipelago e del resto del mondo. È vero, non si sa niente. Anche se in Chrono Cross in realtà si sa tutto perché è la roba di Chrono Trigger. L'arcipelago di El Nido, esatto, sì, che però, è separato. Però quanto Chrono Cross in questi elementi? Da quel punto di vista lì è vero, peccato che non abbiamo una barchetta con cui muoverci da un'isola all'altra. Mid dice alla fine, se non sbaglio, che lei andrà... C'era un personaggio che diceva che sarebbe andato a... Jill. Voleva andare Jill. Voleva andarci con Clive, però... Hanno scritto una cosa interessante, Windows ha scritto, poi Joshua è il vero nome di Gesù in ebraico, e Gesù risorge alla fine. Anche all'inizio, perché Joshua risorge quelle due volte. Gesù risorge e si dà alla letteratura. La prima volta è un buco. Non ascende. E gli è andata anche abbastanza bene. Buco di. Comunque il 16 non inizia con un libro che si apre. No, è un'immagine del... No, è vero. Il 12 inizia con un libro. È dal trailer, parlava del trailer. Sì, scusami. Allora, bene. C'è una cosa che non è stata detta. Sì, che tra l'altro Barnabas arriva dal continente esterno, anche lì. No. Dove non c'è un tubo, in teoria. C'è il flood. Ormai sì. Il flood of light. Il flood of light. Allora, siamo arrivati al momento epico della tier list. Allora, faremo fuori. Sono tantissimi personaggi, non c'è più. Faremo fuori subito. Allora, la tier list è così composta. Abbiamo i classe S, che per me è uno solo. I classe A, i classe B, classe C, classe D, così giusto per e poi mamma mia che schifo, cioè nel senso che mamma mia se fai schifo, quindi proprio un personaggio che mamma mia fai proprio schifo. Solo uno dobbiamo mettermi, no, più di uno, più schifo, e poi c'è una categoria, c'è una roba dove ci finiranno un sacco di personaggi, che è quella del ma perché esisti. Esatto. Dove io metterei subito quelli di cui non ricordo i nomi.
come ad esempio Gaute. Il tizio Gaute, lo mettiamo subito nel perché esisti. Lui per primo, lui per primo, perché a livello di programmazione. Poi metterei, sì, esatto. Poi metterei la versione, il tentativo fallimentare di copiare Gabi di Attack on Titan. Perché, cioè, sì, vabbè. Non avendolo guardato, non poi gli sono, può essere qualunque cosa. Per adesso, Kien, ossia la speziale, è inutile nel gioco, serve solo far speculare. Chi è? Sì, tra l'altro la bambina, sì, la sì, lei, sì, lei, sì, è vero, lei. Bambina, boh. Serve solo a far speculare, vuol dire è Leviatano, è un perché esisti, non negativo, questo è McGuffin, però... è un McGuffin, serve solo a far speculare, sì, e sì, la speculazione sì, è bella, ma il gioco non si regge con la speculazione. No, ma il perché esisti non è negativo necessariamente, non è proprio un esatto, non è per forza negativo. Ma cosa ci stai a fare nella narrazione? Quante riprese, primi piani. Allora, poi ci sono un tot di personaggi che io non ricordo neanche che cavolo sia. Allora, c'è il tizio Balas Morghouri, che è, vabbè, l'incappucciato di Game of Thrones, l'incappucciato... Sì, no, quello non so chi è, ma non so chi ti stai riferendo. È il tizio del culto che sta appresso a Joshua. Ah, certo. Sì. Che quando l'ho incontrato io... Claudio Moneta. Sì, Balas Morghouri. È doppiato da Claudio Moneta, il nome non lo ricordo, ricordo il doppiatore. Poi ci mettere, perché ci sono i personaggi. Poi allora, hai preso tutte queste figurine, quale hai fatte tu? No, ho preso una tier lista che c'era già. Sì, figurati se ce lo voglio. Allora ci sono un tot di personaggi che io non mi ricordo. Quindi sto mettendo questo qua che non mi ricordo chi è. Ah, quello è Ludor. Questo qua Ludor, cos'è? Ludor con la B. Ludor, cos'è che faceva Ludor? Theodor, quello è Theodor. Lubor, dopo, quindi non so, Lubor è il, è il Rob che ti aiuta nella locanda di Dalimil. Quello okay, che hai preso è giusto che stia qua. Quello è Tio, invece. Okay. No, Tio è quello che muore. Tio è quello che muore akashizzato. Esatto. Ah. Comunque benissimo anche lì. Un po' più su, eh. Ci sta. Perché non esiste. No, ho capito chi è, Lo mettiamo in C? Anche una B. Già adesso. L'unica cosa che fa è morire. Però muore bene. Morire bene, muore bene. Vabbè, una mettici. E la sorella, sorella dove la mettiamo? Ma che minchia. Adesso io dove la metterei? Ah, ma tu dici nella Buco di? Dai, la sorella, già che ce l'ho qua, è lei, no? È la sorella. L'hai messo alla fine. Per me è pessima la sorella, personalmente. La sorella di Mamma mia, che sai che. Mamma mia, sì, se fai schifo, addirittura. Sì. Mamma mia, se fai schifo, Luri. Ah, no. Allora, mamma mia, se fai schifo, ci metto anche Annabella subito. No. Beh, già no. Almeno perché ha un senso nel gioco. Perché me l'hai detto, però no. No, no, ma mamma mia, che fai schifo, non vuol dire che è scritta male. Vuol dire che è un personaggio orribile. Un personaggio orribile. Vabbè, se volete, la metto in D, se preferite. No, va benissimo, mamma mia, che schifo. Sicuramente è utile che esista nel gioco. Allora, poi, dov'è il personaggio preferito di Fedro? Otto. Otto io in S lo metterei, assolutamente. Dai! Ma perché ci viene la classifica? Secondo me, ma perché esisti, se lo merita anche lui. No, io direi, mamma mia, che schifo. Se metti Otto, in un punto, gli altri si radunano attorno a lui. Infatti è piena questa lista qua. Secondo me spuntano direttamente delle quest sulla tier list. Allora, il tizio che aveva i buffi in banca e poi si è impermalosito, ha deciso di creare una città al solo scopo di vendicarsi per poi mandare tutto a puttane. Quello di Alla Perduta. Sì, uno dei peggiori personaggi del gioco, secondo Quinten, me. Quinten è il taverniere. Agghiacciante. Io ricordo che era... È andato in battaglia col grembiule. Stavo facendo vedere il gioco a zero quella sera lì e la nostra domanda è stata: ma ci sarà anche un Sesten più avanti? È molto brutto. Io metterei Fedro immediatamente in D. Uno chapeau a zero per queste. Io metterei Fedro in D. Schifezze. E dove lo mettiamo lui? Quinten, perché esisti, perché non serve a nulla neanche lui, purtroppo. Quinten, Sesten, 8, Ninetales. Poi Aladino. Che guarda che sono tutti da mettere in fondo. È Lubor quello. Aladino, Lubor. Mamma mia che schifo. Posso? Il preferito di Jade. Beh, ma tutti questi personaggi secondari sono proprio da mettere in Marta, gruppo, Marta. Questo è uguale agli altri. Mamma mia perché esisti. Questo tizio qua chi è? Più due. Chi è sto tizio qua? Il terzultimo.
esatto, lo state... sembra Barnabas, ma non è lui. Sì, ma... Wade, è Sir Wade. No, è Wade, sì. Wade, sì. Wade, sì, come cacchio chiama. È il braccio destro. Il sopravvissuto di Marlboro, via. Quello falso che... Ah, il falso morto. Di, dai. C. Il falso Mauro, come D, si dice C. In Sicilia. Più dove lo metto? Di, C? Di... Poi abbiamo adesso abbiamo il tizio che pensavamo avesse ucciso il padre di Joshua nei trailer, che poi in realtà no. Ah, la guardia. La guardia di Rodney. Rodney, esatto. Tu pensavi che avesse ucciso. Noi, io sì, gli ultimi due trailer avevamo capito. Avevamo, ma io non li guardavo. Io non Rodney è interessante, ma vorrei capire perché sua moglie è dall'altra parte del mondo. E perché sua moglie è rimasta bambina. E perché hanno usato Martha al posto di quella lì, che poteva essere perfetta. Come vero? Visto che c'era più cosa, maledizione. Almeno c'era un attimino più di approccio, invece no, Martha. Poi c'è sta tizia qua che non mi ricordo. La madre di Superman. Chi è la tizia sotto a Clive? Riuscite a vederla? Chi è che è? Sì, sì, perché... Desiree è quella delle West. Sì, quella di Walud, incinta. Mi Edda. Perché esisti? Edda. Io vedo Desiree da qua, non vedo Edda. A me sembra Edda quella lì. Dici che Desiree è quella. Tra l'altro come osi chiamarti come un personaggio interessantissimo. Come il miglior personaggio del 14. Allora, la poi abbiamo la... Allora, abbiamo la versione brutta di Hodor. Mamma mia, che schifo. Mamma mia, che schifo. Purtroppo, no, perché sì. Ti riporta subito alla mente quella bellissima quest per il coso. Ma che fastidio! Che fastidio. Poi il bambino di 3 anni, ma roba di portafoglio. Poi abbiamo il fabbro Jade, versione fabbro. Mamma mia, che schifo. Che schifo, sì. Grazie, la prendo bene. Sì, sì, è giusto. Poi iniziano ad arrivare personaggi un po' più interessanti, forse, chissà. Allora, La madama. Avevo capito la mini madama. La madana, so, allora, solo per la sua linea narrativa io la butterei o in D o in C. Sì, mettila pure in C, dai. Qualcuno dobbiamo metterci là. Non so questo, ma non ho fottuto il pettine, me lo torni. La socia di Joshua... Manco l'avevo fottuta lei, l'avevo fottuta una sua tizia. Lei poteva anche essere interessante, però boh, di nuovo un altro non sviluppato per niente. Quindi... Come tutti. Come tutti. Quindi boh. Perché esisti? Quindi io la metterei in... No, perché esisti? No. Ma neanche mi No, 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 lei perché esisti? Non ha fatto niente. Sono d'accordo. No, beh, momento, lei si è curata lui tutto il tempo. E capirai, bastava niente. Un medico qualsiasi. Benì. Però è stata lei. Ma non si vede lei sa cosa, si vede lei che dice no, stai no, si vede che gli fa le pompurine. Prendi la medicina. Come stai, Joshua? Come stai? Calati i pantaloni. Dai, Jote, C o D? Non se lo merita un perché esiste. Metti la D, dai, venito. Dite voi. Allora, l'imperatore. Sì, ma... Tordan. Spreco di potenziale estremo c'è. Cioè, non ha fatto spreco. Niente neanche lui, Secondo me è di... L'imperatore... Io gli darei un po' di più, giusto, perché è il motore... Io l'avrei messo vicino alla bella, comunque. Ma io... Posso dire. Ma proprio di fianco. Qua, eccolo. Perché alla fine... Perché non c'è... coinvolgere da lei, raga, fa quello. Raga, fermi tutti, perché in questa lista non c'è il figlio di Annabella e dell'imperatore? Olivier, infatti me lo stavo per chiedere anch'io. Beh, c'è ultimo. No. Allora facciamo il bonus, facciamo che il Moguri, che tanto finirebbe nei perché esisti. Esatto, che è il figlio. Facciamo che è il figlio, lo mettiamo in mezzo. Ma alla fine non ha fatto niente, manco lui. Il settoro, il Moguri. Allora, fermi tutti, qua arriva lo stupratore di vergini. A Imrean, un saluto alla monetizzazione. E somiglia a Imene, tra l'altro. Cioè, Imrean somiglia molto a Imene. Allora, lui aveva il potenziale per finire in A, e invece serve solo a far maturare Jill. E invece l'unico scopo è di far maturare Jill, non riuscendoci. Quindi, perché esisti? No, lo mettiamo più su. Non lo so, ditemi voi, dai. No, perché esisti, lo metterei onestamente. Sì, però, boh, guarda, bella la sua boss fight. Dove... Eh? Bellissimo. Mid
Porca miseria. Dai, a parte, allora fate finta che le sue quest non esistano. Non ci possono le quest, no, per non MB. Non so le quest il problema, dai. Dai, biondaci. No, a me Mid mi piace come personaggio. Anche me, sì, è il raggio di sole all'interno di Final Fantasy XVI. Il problema è che poi parla. Ho adorato il suo doppiaggio in italiano. Sì, tra l'altro. È quello che dice. Proprio quello che dice. Prendimi questo. Non mi colpa della doppiatrice. Allora, se in B ci sta lui, ci sta anche Mid, però. Sì, dai, Mid. Metti Mid. Io direi in B, quindi, ok. Sì. Toccami questo, fammi vedere quello. Dove ti hanno toccato? Indica sul bambolotto. Vivien! Dove è mio padre? No, Vivien, per favore. Indica su questo bambolotto di Mago Bianco. Vivien! E qua si capiscono i gusti. E qua si capiscono i gusti sessuali. Però Vivien ha una bella meccanica. Io la metterei in C, Vivien. No, ma non giudichiamo le meccaniche. Parliamo di personaggi come... Però sì, sono d'accordo con te. Però ti fa vedere però tante cose. Interessante, è affascinante. È l'unico momento interessante che passiamo al rifugio. Per me è B, Vivien. Sì, sì. Ma non è vero, va tutto in vacca, non serve a niente quello che ci dice. No, niente, te lo dice, bello, ti fa vedere il mondo. Non ci prova, dai, per lo meno. Allora, Vivien, sono d'accordo con entrambi. Cioè, Vivien è un bel personaggio, è figa la sua meccanica, ma sono d'accordo anche con Kala nel dire che è come la meteorina del TG4. Cioè, dice delle cose, però poi non servono a nulla. No, ma non... la meteorina serviva, un momento carino, no, perché sbagliavano, un momento carino, ma che poi non serve a niente. Ciao Cami. Non lo so. Non abbiamo quella riga. Il difetto è che ha troppi vestiti. Possiamo dire che questo. No! Addio monetizzazione davvero. L'abbiamo salutata all'inizio, l'abbiamo salutata. Al primo punto ce la siamo persa. Allora, nel 14 puoi spogliarli quelli del. È vero. La compagna di Blackthorn in tutti i sensi è palese. Matoia, la vecchia. Matoia. Sì, il modello è quello di Matoia, però stai calmo. Fake Matoia. È un po' Matroia, vabbè, basta. No, adesso esageri, Fede. Ciao monetizzazione, vabbè, tolgo i pezzi. Allora, Matoia, fake Matoia, dove la mettiamo? Fedro, aspetta, faccio una media. Jade, dove la metteresti? Perché esisti. Okay. Purtroppo esiste. Concordo con Jade. Kala? C perché è una bella questo finale. È molto bella. Faremo una media, finisce in D. Alla quest in cui dice il mio pronome è Matoia. Ma dice sta cosa? No, ero ubriaco. No, non lo dice, magari lo dice in giapponese. No. Infermierina? L'infermiera? Sapita molto anche lei. Allora, Taria ha l'utilità del fatto che ti rimuove il tatuaggio. È anche bella. Hai visto come te lo rimuove qua? Sì, ma ascolta. Facendoti una cicatrice che ti nota anche. Ma non stiamo giudicando l'utilità, ragazzi. È la cosa meno credibile del pianeta. Non stiamo giudicando l'utilità o meno dei personaggi all'interno. Beh, però valutili insieme, no? Valutiamoli insieme. Secondo me è un bel personaggio comunque all'interno. Che a me piace, Taria. Avrei messo più volentieri tipo in A, l'avrei messa addirittura tutta la linea di queste dell'orto. Che non è sua. Che a me è piaciuta, ma non è sua. E non hanno messo quel personaggio, che non mi ricordo neanche come si chiama, che dà il nome al bar. Però anche lei comunque sono robe interessanti, alla fine c'è dall'inizio, non lo so. E piazzerei in B personalmente. Non c'è quello della pagnotta triste. Cioè, secondo me o in B o in C. B, se per abbiamo messo il B Teo, possiamo mettere anche lei. Io la metterei. Sì, in B. Sì. Sid. Sì, nel senso C in inglese o nel senso yes. Ah, arriviamo ai piatti un po' più succosi. Allora, Noctis. È Noctis, raga, dai. Il padre di Clive e di Joshua. Ah, Elwin. Ah, una S all'inizio e poi basta. Quindi devi fare una media altissima per me. Ah. Elwin è un personaggio fenomenale che dura 4 minuti. Però persiste in Byron, secondo me.
E anche nell'educazione che ha dato ai figli. Cioè, comunque si sente la sua opera. Sì, lo metterei in anche nel Rifugio di Marta, in tutta Rosaria, comunque si sente il suo operato. Sì, è vero. Secondo me è un bel personaggio, una se la merita tutta. Sì, però ha sposato Annabella, io voglio dire. Lo so. E non so, ci ha fatto due figli. Perché sì, al primo colpo... Però, ok. Poi devo chiedere una cosa a Brian. Che sono due. Sono quindi due. È un errore della traduzione italiana. Sì, sì. Ok, perfetto. Tu dici il fatto che a un certo punto lasciano intendere che non fosse la madre di Clara. Che Annabella dice, pensavano fosse figlio di una concubina. No, lei non lo riconosce come suo figlio perché, oh mio Dio, che schifo, però in realtà... Sì, è un errore, ok, chiaro. Allora... Il ciccio buffo dei mille tomi. Apocrates. S. Ha una meccanica, a prescindere dalle meccaniche, no, però è una meccanica meravigliosa. No, ma poi siamo e noi. E poi quando va dai bambini che gli zittisce col black humor, per me è meraviglioso. Sì, io adoro Bibbia. No, io col fatto che ci mette troppo a parlare, a dire le cose, anche lì non lo sopportavo. Ogni volta che dovevo andare a parlare con lui sapevo che ci metteva un sacco. Perché non puoi metterlo in 2x come su Telegram. quando ti mando i messaggi da 10 minuti. Oh, mi fa piacere, Clive, che sei tornato. Ma Cristo, dammi le vecchio cose, Jade. Dammi la lore! Allora, Byron... S. Direi. C'è un voto più basso dell'S. S. Mettiamo qua. Sì. Gav... Gav S. Per me pure S. Però forse Gav S, metterlo insieme a Byron è forse un po' troppo. Per me A. Per Gav. Me A. Cala? Gav per me è... Parlare con Fedro, dice. È B. No, sì. Però sì. Gav per me è un po' meno. Ma anche Byron secondo me è troppo. Cioè, quelle S sono un po' troppo per i miei ragionamenti, però sì. Se vuoi scalo tutti, metto queste due qua e scalo tutti. Il mio giudizio siamo in 5. Anche perché secondo me qua su ce ne starebbe uno solo, però poi dopo rettifichiamo. Per me, io non so come andrà con Sid, ma per me Sid è da abbassare abbastanza. Allora, Sid... Io non ho detto nulla su Sid. Sid? Non l'ho voluto. Dai, Sid. Dove lo metteresti tu? E almeno da B sono qualcosa in più, in più giù. Per motivi molto diversi da quelli che si possono pensare, magari, ma... Quindi B o C? Secondo me è Sid da... Io sparo un A perché ha poco screen time. Sì, anch'io. Vorrei mettere sull'A. Vado per l'A. Ed è un peccato dare a Sid. Sì. Poteva dare molto di più. Dove è finito? Dove è finito? Ma Sid che secondo me non è sviluppato, cioè nel senso... È un'idea. È il puntatore su Sid dove vedo io. No, ho fatto a posto. Ok. C'è un perché esisti qua. Sleipnir è sotto Odino. Io convintissimo che fosse legato a Gilly in qualche modo, ma 0-0-0. Vero, tutti abbiamo pensato che venisse dalle terre settentrionali. E invece è il gran cacchio. E invece non è niente. Tutti abbiamo pensato anche che fosse quando figo. Quando disse a Jade, vedi che è un uomo. Lui, ma porca. Perché lui ha fatto tutti i suoi video parlando come se fosse una donna. Vabbè. Ero sicuro che fosse una donna. Ma io perché ho sentito il doppiaggio per questo. Dove lo schiaffiamo? No, io ti avevo pure chiesto, ho detto, ma secondo te è una donna? Tu fai, se non è una donna è molto femminile. Dai, quindi... raga, è l'una, dove lo mettiamo? Slayer. D. In D. Mamma mia, che schifo. Mica, c'è Vivian, ragazzi, ma Slayer è sopra comunque, a prescindere, dai. Sì, sono d'accordo. Maggio scritto la madama, in culo. Barnabasso. Basso penso che D. sia la... Per me è una D. D anche lui? Sì. No, secondo me è un pelo sopra Slayfin, lo è, però è meno, forse è più fastidioso, nonostante non lo so. Infatti, anche secondo me è un C. Fedro però... Jade. Metti pure C. Come piace sopra Slayfin. Come no, ma solo perché gli altri comunque... fatto. Cerca di come esatto e farli combaciare, almeno si capisce. Sì, infatti. Ultima? Abbiamo finito? No. Ah, ok. Sto andando un po' a caso. Sei stanco, non l'hai capito. Sì.
Vabbè, ultima. Ultima, secondo me funziona. Quello che deve fare funziona. Quello che gli manca è una struttura, magari su certe cose sotto, ma non è colpa sua. L'hanno scritto loro. Secondo me ultima funziona in quello che deve fare. Io dico D. Addirittura. Non è piaciuto per niente. No, a me, secondo me, ultima. Mikkelsen funziona. Mikkelsen, è vero. Funziona meglio che in Death Stranding. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Secondo me, D. In effetti è il cliffhanger anche qui, se vogliamo, è il cliffhanger anche qui. Sì, certo. Non anche là sulla B, anche solo per il design. Invece a me è molto il design. È vero, il design è fatto molto bene. Anche la voce. Famiglia, trasformato è pauroso. La cascia di finest. Bamotto. Tra la e la S bisogna... Celine Dion... Sotto Terence. Non c'è Terence. Non c'è. Secondo me ha. No, io gli sparo una S. Per addirittura Dio. Jade. Sì, non è caratterizzato da Dio. Sì, è caratterizzato bene per me S. Poi quando impazzisce durante che ammazza il padre, quella scena lì forse non è più potente. No, pochi personaggi. È un S totale. Ok. Però ci sta. Ci sta. Non so se avete notato che lui è. No, è Barnabas quello. Ne ha più di una, anzi. Hugo Kupka, a proposito di Mount. Ah. È stato cavalcabile. E con o senza mani, però? Senza mani, secondo me, ha. Con le mani hanno sviluppato il gioco attorno all'idea di Kupka, comunque, se ci pensate. Senza mani. Sì. L'hanno modellato. Benedicta. Anche lui avrebbe finito il gioco. Ha voglia. Sotto Ugo o sopra, dipende come le piace. Secondo me sopra, però una S non se la merita. Domani fa il meme. Benedicta, palesemente. Jill, tra la C e la D. Guarda. B. C'è la V. Ma una B. B addirittura? Anche a me è piaciuta, però... Una certa è smette di esistere, però... Metto una X, vedrei. Sopra la C è difficile. Io dico B. Jade? C. F. Mamma mia, che H. Vabbè, per media. Allora, sono rimasti i personaggi migliori, secondo me. Allora, dai, leviamoci questo coso. Allora, Ambrosia deve stare in S, secondo me. Smettila. Ambrosia deve stare in S. È l'unico personaggio di tutto il gioco che in quei 13 anni, quanto cazzo è passata, si è fatta il culo. Ambrosia stare in S quando aprirà gli scrigni coi piedi, no? Che devo scendere per aprirli. Questa tra l'altro è più toccante la scena in cui Clive Ambrosia Torg. Più che altro c'è una scena. Torgal non è suo. A momenti. Vabbè, dove la mettiamo Ambrosia? Dai, non... C. Ambrosia perché esisti, dai. No, ma stai scherzando? Sì. Ti fa andare più veloce. Non serve a niente. Ambrosia è l'unica cosa che velocizza Final Fantasy 16. Ma non è vero, perché tanto devi scendere, che non, tanto non scende. Allora, però. Torgal, io lo metterei in mamma mia che schifo, ma non per io altro. Avrei fatto un livello, l'avrei messo bravo. Quando combattevo sentivo ogni 3x2. Vai! Vai, Torgal! Vai! Vai, Torgal! Che palle. Torgal per me è una S, solo per ferro. Già. Sì, è bello quando fa ferro. È un bel... Riuscito, certo non è Umbra, però... E non se lo caga nessuno, però... Ma lo mettete al pari con Arpocrate, Byron e... No, assolutamente sì. È sbagliato. Sì, sono tutti dei cani. Torga, oltre la B per me non va, ma già B per me è troppo per Torga. Sì, anche secondo me. Hanno costruito un intero culto su Torga che poi non ha più niente. È la burlona. Infatti sì, una S non mi sembra logico. Cioè, ancora. Se ti piacciono i cani va su S, se non ti piacciono i cani... No, mi piacciono i gatti. Cioè, mi piacciono anche i cani, però preferisco i gatti. E quindi, Joshua S. Per forza. A me piace molto, ma non è... Io lo metterei in S. Perché è un gatto.
No, anch'io lo metterei in S. Cioè, se c'è Byron, Arpocrate e Dion, ci sta anche Joshua in S. Vabbè, assolutamente. Sì, certo, guardandola così, assolutamente. Joshua anch'io lo metterei in S. Beh, ma anche Clive a sto punto. Cioè, e Clive, secondo me, invece, ma perché esiste? No, scherzo, scherzo in S. È la domanda che si pone lui. Perché ci hai tolto la magia? Questa è la peggior tier list che abbia mai fatto. Lo dici, vabbè, ma... lo dici ogni volta che fai una tier list e non ne fai mai, quindi... Questa è la tier list un po' casuale. Ci sarebbero altri personaggi da mettere dentro, tipo appunto il figlio di lui. Lui è... la nobile viziata che vuol governare su. Com'è che era? Ah, sì, su Schiana del... Nord, la figlia del cardinale. Vabbè. Comunque, questa è una tier list. Io ce l'avrei messo in B. Comunque, adesso qualcuno mi lincia in chat. Ma sai anch'io. Ismilinci. No, a me rispetto detto... a loro, rispetto a loro. Ho un protagonista così banale rispetto ad altri personaggi no, della serie. No, vabbè. A me non ha detto niente. Ma rispetto ai protagonisti della serie Final Fantasy, devo davvero sì. Ricordarti personaggi come che ne so. Vabbè, se mi citi il Warrior of Light, ok, o altri. No, no, il Warrior of Light. Allora, intanto parla di quello che conosci. Parlo del Warrior of Light di Final Fantasy 1. Ah, ok. È comunque migliore il Warrior of Light. Sto parlando di Dissidia o altre cose. No, no, io pensavo a personaggi come Van. Lightning. Non sono d'accordo con né con Van né con Lightning. Van fa schifo nel 12, Jade, fattene una ragione. Cioè, non è che perché hai giocato Revenant Wings, allora wow. No, nel 12. No, ma non c'entra, anche nel 12 è meglio di Clive. No. Comunque. No. Proprio. Secondo me sta in S, se lo merita anche solo per il cazzo di design che ha, che è tipo, boh, è tipo bellissimo. È Meteor più. Cosa hai detto dopo cazzo, scusa? Cosa? Il buco di? Il buco di? Comunque, ripeto. Design, protagonista, maschile, adulto, secondo me top della serie probabilmente, o comunque c'è molto vicino, tralasciando magari quelli super fantasy, nel senso, ok, però secondo me come design è fatto proprio tralasciando bene, si vede che arriva da un team, protagonista maschile, sì. Sì, no, perché stavo pensando al vero protagonista del 15, quindi... ok, che per me comunque è Noctis, però comunque, sì, in ogni caso... non lo so, sono combattuto, perché Joshua lo ritengo... migliore nell'insieme. Allora anche io, infatti secondo me dovrebbe stare però, in A, Clive. E il problema è il resto della S, è quello il problema per me, nella mia testa il problema è il resto della S, non Joshua. Perché Dion lo posso anche accettare, ma nella mia testa Byron è Arminchia Tess lì, non tanto. No, vabbè, ma ho fatto un po' una media casuale di 5 persone, cioè non è che io Ambrosia davvero la metterei in A. Però va bene sia S che A. Clive, hai fatto la media, però io Arpocrate se l'avrei messo nella D. Esatto. Perché parla lento. No, tu capito, ma se sono 4 persone che dicono S o A, tu dici mamma mia che schifo. Solo perché sei schifo. Solo perché sei infastidito dal fatto che non lo puoi mettere in 2 per. Devi anche saltarlo. Siamo davanti a una live in cui diciamo le cose un po' così. Potevi saltare il dialogo. È vero. Potevi anche leggere. Magari dice qualcosa di importante. Ma lo leggi. Sono i sottotitoli. No, ci ho tolto i cazzo di sottotitoli perché volevo farci l'Omega Run con quelle filmati lì. E questo è un problema tuo. Esatto. Lo so. ma io dico che per me fa schifo. Adesso faccio un regalo a... Mentre Vivian mi stava simpatica perché le sue grafiche mi servivano per l'Omega Run. Allora, la meccanica di Vivian, cioè la roba di Vivian è fighissima, e quanto la vorrei nel 14. Solo quella in cui lei chiacchiera, parla e ti fa vedere i continenti, tutte le nuvolette che si spostano. No, quella è proprio vediamo bella. Vediamo il viaggio che non faremo perché andrà in automatico. No, io parlavo delle robe di storia, cioè quando tu accedi proprio a quella ruota di storia che a seconda dell'anno si modificano i rapporti tra... quella roba è fighissima. Ma non c'entra niente lei. No, è la meccanica legata a lei, tutto qua. Cioè, lei è quella che te lo presenta. Lei non c'entra assolutamente a me nulla. Piace quando all'inizio di ogni missione ti spiega un po', ti fa un po' il briefing. 4 volte, poi non lo fa più. Sì, 4 volte, ma quelle già mi sono servite per farci dei pezzi di Omega Run. E poteva durare comunque il gioco 2 ore in meno se lei non ci fosse. Stata. Peraltro, in alcuni casi non serviva a niente.
io avrei risparmiato invece di 70 ore di gioco, cioè 68 vivevo bene comunque. Molto bene, ci stava. Bene ragazzi, sulle note di, vabbè voi non le sentite, però abbiamo Final Fantasy 14 da un po'. Beh, saranno 7 le 9, per me sono 7. Endwalker, tra parentesi. E bene, io non ho più argomenti nella lista, si è fatta l'una per davvero, quindi non so, avete qualcosa da aggiungere? Sì, George, le trame non sono di Nomura, vi prego. Comunque va bene, non importa. Non c'entra Nomura. No, non c'entra niente Nomura. Sarebbe stato più interessante. Per favore, se seguite il Mogu Talk, lo seguite per davvero. Farei ha fatto un video molto esaustivo su questo argomento. Andatelo a vedere, per favore. Facciamoci una cultura ogni tanto. Sì. Per dire, oltre a seguire, cioè a me fa piacere che seguite le nostre live, soprattutto quando sono così, però sono un po' gigione, no? È un po' come per passare una serata insieme sparando quattro cazzate, però facciamo anche dei video seri noi durante la nostra attività nell'etere della rete, e quindi andateli a vedere perché ne vale la pena. Se vi linko, se facciamo le cose insieme, cioè magari seguite me e basta, però se faccio le cose insieme a questi ragazzi un motivo c'è. E quindi andate sui loro canali, trovate il link in descrizione e andate a guardare i loro contenuti perché sono molto interessanti. E appunto sull'argomento Nomura ha fatto un video abbastanza esplicativo e sicuramente meno rabbioso di come lo avrei fatto io o Kalandorf, per dire. No, io non avrei potuto farlo. Ci triggeriamo su sta cosa perché sì, sono sempre cazzate. E boh ragazzi, faccio come faceva Jade al tempo. Si è fatta una certa, vi saluto. No dai, progetti nell'immediato futuro. Jade, cosa hai in serbo per noi? È uscita da poco la tua Omega Run su Final Fantasy XVI. Così non ne parlo più. Anche io ho chiuso qua. No, c'è in ballo l'Ultimania, che deve uscire a breve. E quindi probabilmente lì qualcosa bisognerà fare. E sto scrivendo l'Omega Run del Tactics. Ho aspettato un sacco sperando che facessero la remastered, invece la remastered non è ancora uscita. Per ora sto scrivendo e ha una trama della Madonna. Non me la ricordavo così bella. Sì. E poi vabbè, Evercrisis. Ma è Hero at his best, no? Final Fantasy XVI. È sempre suo. Sì, ma è Hero. Lì quello del Tactics. Mairo. Mm-hmm. Io avevo segnato Matsuno, c'è anche Mairo. Director e story writer, ma esatto. Mairo è scenario writer. È sceneggiatore proprio. Cioè lo stesso, che tristezza. Ma si vede, secondo me, però. Ma si vede che è quello di Evensward, non si vede che è quello del 16. Si vede che un gioco è del 98 e si vede che questo è del 2023. Comunque poi uscirà Evercrisis e quindi poi li avremo da fare un po' tutti. Io di brutto, infatti ci vediamo tra una settimana in live per iniziare Evercrisis. Cala? Io su Final Fantasy in questo momento non ho niente in coso, però credo che a settembre mi butto... Scavalco Starfield, che io sono un po' più variety diciamo rispetto ai canali, ma scavalco sicuramente Starfield per buttarmi probabilmente a metà mese o quando esce, non mi ricordo, su Baten Kaitos, ma non sono sicuro di cosa saranno. 15 settembre. Quindi vedo quello, e hanno posticipato su Ikoden, quindi vabbè, aspetteremo quando arriverà, e poi nel tempo probabilmente 2024. Mi butto su, faccio qualcosina su Baldur's, ma devo vedere, perché ci sto ragionando su, devo capire, ma non sono troppo esperto, quasi Baldur's. E quindi devo un attimo capire, ma credo più su Twitch che non a livello di... Qualsiasi reference, siccome non ho tempo di giocarci di sicuro, qualsiasi reference che trovi a tu sai cosa in Baten Kaitos, mettila nel nostro gruppo, quello mio tuo di... Quando faccio la run sarà dedicata al scoprire cose che ai tempi non avevo potuto. Esatto, niente. Certo, bello. Scrivici tutto e screena tutto e mandaci tutto sul gruppo. Sono le carte le Xenocose. Vabbè, Cosmos nelle carte, sì. Farei, vabbè, tu tradurrai l'Ultimania, già lo so. Allora, proprio nell'immediato, le roulette del 14, io ancora devo farle, però magari un po' meno immediato. Anche io. Fatto, perché mi sveglio alle 11 e poi devo lavorare, non ci arrivo a fare tutte le roulette.
giocato a 14, l'evento di Rising meraviglioso, cioè l'evento non lo so, però la ricompensa è meravigliosa. E comunque, l'hai fatta l'altra quest aggiuntiva? Ancora no, ancora sto facendo. E fai prima quello. Allora, a breve c'è appunto questo trittico, c'è l'ultimania del 16, vediamo cosa c'è. Ancora non ho detto neanche i paragrafi, di solito meno interviste, però, cazzo, fino a qua. C'è anche un famizio con 58 pagine di intervista che esce a breve. Quello sul 14, però, è sempre altra roba che si aggiunge. Ever Crisis, con quelle che possono essere le differenze o soprattutto la storia di The First Soldier. E queste piccole cose. C'è anche il Tokyo Game Show a breve. Tokyo Game Show uguale Rebirth, punto interrogativo tra parentesi. Parentesi molto sottili. Molto sottili, quindi, sì. Molto. Quindi tante piccole cose che agosto è stato un mese fermo, ma è sempre stato così. Cioè l'anno scorso a settembre è esploso il mondo, dal 13 settembre è esploso tutto. Hanno fatto due Direct e PlayStation, come si chiama là? Lo State of Play. Lo State of Play, sì. Infatti lo stesso giorno, e da quel giorno è esploso tutto. Mm-hmm. E sarà la stessa cosa. Quindi da settembre ci sarà un ritorno, vediamo Square, poi io attendo anche Foamstars, per me potrebbe essere il gioco chill del momento. Madonna, sì, ci giochiamo per Mogu Talk su Splatoon di Final Fantasy aveva fatto, cioè Splatoon di Square, scusa. Tra l'altro c'è un team speciale di Enix che lo sta facendo, io pensavo fosse tipo subappaltato. No, è proprio Enix. Quindi questo per quanto riguarda... Poi c'è la scrittura dei video grossi, tipo il video su... la seconda parte del video del Versus e così via, ma quelli devo aspettare momenti di quiete assoluta, cioè momenti in cui non c'è niente. Probabilmente se ne parlerà dopo aver fatto passo, perché probabilmente ci sarà un po' di bombardamento mediatico fino a Rebirth. Poi per un po' ci sarà quelle fino a Downtrail, se vogliamo essere, ovviamente saranno quelle cose minori che verranno rilasciate. Poi da Downtrail fino alla parte 3 sarà un anno, due anni, vediamo, bisogna vedere. E questo per quanto riguarda video grossi. Quando riguarda le live, per adesso sono irregolarissimo perché c'è il 14, però quando finisco il 14 torniamo alle cose base. Io sulle live 3. Non parlo proprio. Persona 3 Portable che sto giocando, non mi ricordo, a me inizia anche Asura's Wrath, appunto perché volevo vedere sta cosa di quanto sia simile al 16 in alcune cose, perché mi hanno detto che il motore gli somiglia. No. Questo, quindi l'ho con €4. L'avevo rigiocato, cos'è, un anno e mezzo fa, Asura's Wrath, tipo a un capodanno, chillando con gli amici sul divano, e no. Secondo me, €4 su Xbox. Secondo me no. Fedro, vogliamo le colline silenziose, Fedro, invece di cazzeggiare. A proposito di colline silenziose per l'inizio del 2024... vorrei iniziare con Silent Hill 3, perché prima ho in ballo degli altri progetti. Innanzitutto devo fare anch'io il video sul 16 che ho praticamente scritto per intero, ma devo editare e sistemare, quindi non so quando ho il tempo di farlo, ma entro metà mese mi piacerebbe riuscire a buttarlo fuori. Dopodiché devo finire Dragon Quest 8, che anche quello ce l'ho. Non l'hai finito ancora? Devo finire la run, esatto, che ce l'ho lì in ballo da troppo tempo, tra mille problemi tecnici e quant'altro. In più mi piacerebbe fare, a livello di Final Fantasy, una run molto completa e approfondita di Final Fantasy 4, che è un periodo che ho molta voglia di rigiocarlo, e mi piacerebbe approfittarne, magari fare qualcosa di fatto molto molto bene, possibilmente. Con spiegazione della trama, analisi dei personaggi, un po' sullo stile della collina silenziosa, ma o sulle serie Dragon Quest che ho fatto, ma in relazione a Final Fantasy 4. Sicuramente poi andrò a diminuire il contenuto su Twitch. Fine della run di Zelda Tears of the Kingdom, e dopo si passa, penso, più a YouTube e alla differita, perché di fare live ammetto di essermi un pochino stancato. Io sarò a Tears of the Kingdom, sarò tipo a 150 ore, ancora devo fare il secondo dungeon del tutorial. Almeno un'ottantina anch'io. No, però... vado in giro a fare cazzate, boh, mi perdo via, manco fosse GTA.
magari GTA fosse così, l'avrei giocato un sacco bene. No, ma in senso che passo il tempo perdendo tempo. Appunto. Sì, sì, certo, certo. A fare tutto e non fare niente. Esatto, esatto. Va bene ragazzi, io come ho detto ci vediamo settimana prossima con Ever Crisis e poi per me è concentrazione assoluta su Final Fantasy VII e per quel che riguarda le cose grosse e tutto il resto è trasloco. trasloco perché vado a vivere a Torino, quindi ci vediamo poi a Torino ad ottobre e da lì in poi ci sarà molta ristrutturazione nei miei contenuti e nel mio canale, nel senso che farò più cose e anche cose diverse che non riguardano solo un video ogni morte di papa su Final Fantasy VII principalmente, quindi spero di riuscire a fare altre cosine. Bene, detto questo, sembra quasi che noi del Mogu Talk non faremo live insieme da qui a febbraio, perché avete enunciato programmi da qui al 2024 inoltrato, ma... Dipende da Square. Ma no, ma anche no, spero che riusciremo a fare qualcosina di insieme, sì. Anche di diverso. Non è che Dex, come ti ho sempre detto, c'è un certo Parasite Eve che sarebbe figo trattare. Sì, vero. esatto. Quindi lo so che per chi ci segue è un po' un ricatto chiedervi di seguirci su vari canali, varie piattaforme, varie cose diverse, addirittura per seguire la lore di Fedro. Anche un fumetto, no? Dovete andare su 5-6 piattaforme social diverse, che è veramente un ricatto a tutti gli effetti. Come chi adesso ripubblico la storia, visto che l'hanno tanto sponsorizzata, la metto tra le storie in evidenza del profilo di tutta. Mi sembra il minimo. Quale storia? Tu che poi postumo dici di essere ubriaco quando palesemente non lo sei. Sì. No, non lo ero. No, assolutamente. Okay. Ero sobrissimo quando sobrissimo, leggermente brillo, per citare qualcuno. Sì. Ci sono dignitosamente brillo. Signor giudice, ero dignitosamente brillo. Va bene ragazzi, io ringrazio tutti per essere stati con noi, sia ringrazio del Mogu Talk come sempre per le nostre chiacchierate, per la serata, grazie a chi stava male e è riuscito comunque a starci. Jade, Cala, ce l'ho con voi. No, stavo benissimo adesso. La voce della convinzione. No, davvero. Bene. Incredibilmente si vede il colorito, proprio si vede che ora sviene. Vabbè, ma io sono così. Bene, tutto relativo. È incredibile. Io sembro buco di scurissimo. Se non l'oscurità, vabbè, Brian è proprio l'artless pesante. Però vabbè, no, io sono bianco per la luce, ma perché sono anemico. Quindi... Ringrazio tutti coloro che sono in chat. Vi ricordo che c'è un gruppo Telegram che è dedicato a Mogu Chat, che si chiama Mogu Chat, dedicato a tutti noi del Mogu Talk. Quindi se volete fare un salto, trovate i link in descrizione. Trovate i link di tutti noi del Mogu Talk in descrizione. Il link ai nostri video che parlano del 16. Si stanno sovraccaricando canzoni, non so perché è partita un'altra cosa, scusate, me lo potevate dire prima che c'erano due cose sovrapposte, vabbè. Me ne sono accorto adesso perché... Non l'audio io. No, parlo a voi, no. Parlo alla chat. Me ne sono accorto adesso perché finora erano a tempo, poi hanno stonato. Vabbè, comunque tanto sentivate noi. Ci vediamo alla prossima. Sui nostri canali o al prossimo Mogu Talk dal vivo. Grazie a tutti. Scusate se non abbiamo letto la chat, ma come sempre. No, l'abbiamo letto, non l'abbiamo solo ma letto. Ma non lo facciamo mai. Quindi. Ma come sempre, non lo facciamo mai. E da ottobre rettificheremo anche questa cosa pian pianino. E voi subentri? Io non subentro proprio nulla. Non subentri. Buonanotte, okay. Gianni. Ciao. Bye bye. Buonanotte. Ciao ragazzi. Alla prossima. Ci vediamo alla prossima. Bugo di.